Siamo ufficialmente in live, in ritardo, in ritardissimo tra l'altro, perché di solito le live iniziano alle 18, sono le 20, ora molto probabilmente entrerete, non ci saranno molti di voi perché non l'ho annunciata, non ho fatto annunci streaming, non ho fatto intro per dire ci sarebbe stata la live, sempre tutto all'ultimo secondo, sempre così. Oh, finalmente, stavo aspettando che entraste, così posso mettere ufficialmente le domande, cioè la live, le domande della live. Aspettate che zoom un po' qua. È la live streaming natalizia meno natalizia della storia, perché io vi spiego ora, ve lo vorrei raccontare perché è molto divertente prima di cominciare. Volevo fare un albero di Natale in questi giorni, volevo addirittura registrare un video, tant'è che ho detto vabbè, andiamo a comprarlo, altrimenti col caspita fa l'albero di Natale. Assolutamente no, magari fosse così semplice. Sono andato nel negozio di cinesi vicino a casa mia, gli alberi di Natale erano finiti, ce n'era solamente uno di 30 centimetri. Immaginatevi voi un albero di Natale alto così, e io ho detto ma almeno è già decorato, cioè ci saranno almeno le lucine già intorno, le palline... No, quindi cosa ci metto su un albero di Natale alto così? Non lo si sa. Ciao a tutti, benvenuti in live. State entrando in tanti, nonostante sia tardi. Non faremo tardissimo stasera, penso verso le 11:30 chiuderemo i battenti, a meno che proprio non insistiate. Vai, vai tutti così che ci connettiamo. Allora, ho un tè caldo qua, sono congelato. Oggi ho fatto una cosa veramente assurda. Intanto ringrazio Antonio Lazzara. Non vi posso spoilerare niente, però vi posso solo garantire che è una cosa folle, per la quale lì per lì quando ho accettato non mi rendevo conto del pericolo, poi me lo sono reso conto tutto insieme. Ciao Luca Trio, tanti auguri di buone feste anche a te. Beh raga, questa è l'ultima live prima di Natale, poi magari se vi va ne facciamo un'altra dopo, prima di Capodanno, però molto probabilmente il Natale lo passerò in famiglia e quindi non sarò qua su a Milano. Poi risalirò un paio di giorni, che il 28 dicembre, ragazzi, esce un video leggendario di Jaden. Cioè, voi non avete idea di che caspita verrà fuori. Cioè, non avete lontanamente idea. Mi sto riscaldando le mani nel frattempo. Sì, sto congelando. Hanno fatto degli aggiornamenti su Fortnite, è vero. Ora, infatti, andremo a vedere tutto quanto. Ci sono le skin di Natale da comprare, che sono uscite, se non sbaglio, stamattina, ieri. Sono uscite ieri, non l'ho ancora prese. Ciao Giada Ferrante, grazie mille. E Giuseppe Marino, anche a te un bacione. Gioca a Salva il Mondo. Più tardi molto probabilmente faremo anche una modalità. Stasera non ceneremo insieme perché io praticamente ho pranzato alle 19:15. Circa un'ora fa ho pranzato, raga. Quindi stasera niente cena in live, sono ancora pieno. Ciao Paolo Potti, un saluto. Certo, il video di Jaden è con tutti i mates, ovviamente. Un saluto anche a Francesco Calabrò, che è presente in tutte le live. Tommaso Abbatiello, ehi, Fora! Quanti ce ne sono? Fora09. Buon Natale a voi, raga. Ma lo sapete che... Vi racconto un segreto, che ormai probabilmente sarà una realtà di molte persone, ma in particolare per il sottoscritto ogni anno è sempre la stessa storia. Non ho ancora comprato neanche un regalo di Natale. E tornerò a Firenze il 24 mattina, il che significa che sono completamente fottuto, cioè proprio per essere sincero ed esplicito. Aurora disagiata, ciao, grazie mille. Tutti gli anni dico, vabbè, l'anno prossimo mi porto avanti, faccio i regali, prima, settembre, ottobre, novembre, compro delle cose da poi dare a chi voglio a Natale. No, no, non accadrà mai questa cosa, ogni anno... Forse se quest'anno comprassi per questo Natale i regali del prossimo Natale, riuscirei, altrimenti no. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non scrivete stupidaggini che poi mi tocca bannarvi ed è brutto. Non si fa. Scrivete solo cose sensate. Intanto siamo 8600 spettatori. Non pensavo di trovarvi così numerosi a quest'ora senza preavviso. Ho quasi finito il mio teino. La cosa più buona del tè è che il miele rimane sempre in fondo.
Salutiamo anche GiovyTVTM. Che cosa facciamo, ragazzi? Ora andiamo a divertirci. Alessandro Cavataio. Grazie, Alessandro. Grazie, Ferdinando. Ragazzi, calmi. Pixie Pie. Ti seguo di continuo. Grazie, Pixie Pie. Sfera e basta, scritto Ciccio ti ha dissato. Con una canzone sarebbe stato ancora più divertente. Davide Grolla. Ciao, Davide. Un saluto. L'audio è in ritardo, sì, ma si tratta di qualche millesimo di secondo. Non state a guardare il pelo nell'uovo. Capito? Non si fa. E intanto siamo 10.000. E va bene. E stiamo solamente parlando in live. Cosa regalerai a Sofia? E beh, non sarebbe intelligente dirlo, considerando che potrebbe anche guardarla la live, quindi... È divertente perché non ce l'ho ancora il regalo, quindi non posso spoilerarlo neanche volendo. Quante volte fai le live? Ma ultimamente stiamo cercando di farne circa una settimana. Io purtroppo non posso avere un ritmo più alto per il semplice motivo che abbiamo tantissimi impegni e, come vedete, a volte capita anche che salti un video sul canale, perché tipo stamattina sono uscito alle 9 di casa e sono tornato alle 7 e un quarto. Quindi purtroppo non c'è stato davvero verso di registrare video e mettersi da parte. Però nel periodo natalizio cercherò comunque di non farvi mancare niente, ve lo prometto. Bannami, bannami, dice Tiziano. Perché vuoi essere bannato, Tiziano? Non si fa. Per Minecraft l'incoerente... Io... Sapete come la penso su Minecraft. Però per Natale voglio farvi il regalino di rifare un episodio speciale, magari XL... Tipo di mezz'ora, un episodio bello corposo, così che recuperiamo un po' di episodi perduti. Poi, se non sbaglio, il prossimo episodio dell'incoerente in linea di successione dovrebbe essere il decimo. Intanto ringraziamo Silvia Bottaro. Inizia a giocare, calmi. Sto aspettando che entrino le persone. Allora, incoerente. Vediamo cosa esce nella ricerca della mia gestione video. Sì, l'ultimo episodio era l'episodio numero 9. Quindi il prossimo sarà il 10 e magari faremo un episodio XL. Ila TV, un saluto anche a te. Bannami, ora tutti a scrivere bannami, banna. Perché volete essere bannati? Poi non potete più commentare mai più nella vita. Perché hai messo il tasto abbonati? Per permettere alle persone che vogliono sostenere il canale e avere dei piccoli privilegi, chiamiamoli così, di farlo. Zandros, giocherai a Use Your Daddy? Da solo? E come si fa? Non si può fare. Poi abbiamo Brandon Rodriguez. Mi saluti. Ciao Brandon Rodriguez. E ciao Daniel Balducci. A Firenze c'è una scuola che si chiama... No, non a Firenze. A Ponte Assia c'è una scuola che si chiama Balducci. Tanti miei amici andavano lì. Che cappellino hai? Un cappellino che mi impedisca di subire freddo. Poi ho dei capelli imbarazzanti, raga. Cioè, stanno ricrescendo in un modo abbastanza bizzarro. E poi c'ho un buco in testa. Ho scoperto di avere un buco in testa, forse è da lì che escono le idee, o forse le perdo da lì. Quindi il cappellino, potremmo prendere il cappellino di Natale, però non so dove sia finito, quindi dovete aspettare un attimo. Dovrebbe essere nei paraggi comunque, non dovrebbe essere tanto lontano, qua non c'è, forse l'abbiamo messo qua dentro, non c'è nemmeno qua, bene, meglio, ottimo, cappellino di Natale, andato. Ve l'ho detto, questa è la live di Natale, meno Natale che ci sia. La live natalizia, meno natalizia che ci sia. Lorenzo Colpi, ciao Lorenzo Colpi. Angela Passolungo si è iscritta al canale. Passolungo mi sa molto del Signore degli Anelli. Ciao Asia e Luca, ciao a tutti ragazzi, siete entrati? Penso di sì. Ci siamo tutti. Quindi direi di cominciare a fare sul serio. Cambiamo scena. Intanto ringraziamo Elena Turra. Sposto un attimo l'inquadratura così. Facciamo la transizione. E andiamo immediatamente in game. Aspettate che riduco qua l'icona, altrimenti mi dà un fastidio pazzesco. Pazzesco. Ciao Chiara Burrone. Che cognome bizzarro. Carino però, eh. Non fraintendere le mie parole. Vogliamo Tudor in cucina. Raga, nei prossimi giorni arriverà un video su Brawl Stars speciale mentre Tudor cucina. Ve l'ho spoilerato solo a voi. Fora09 mi dice: anche io non ho ancora comprato i regali. Siamo in due. E Silvia Bottaro ancora lì. Ciao.
Allora, abbiamo nel negozio. Aspettate, mi tolgo l'orologio perché è fastidioso giocare con l'orologio. Abbiamo delle skin natalizie bellissime. Che io aspettavo da tanto tempo perché qualcosa in tema non ce l'avevo. L'anno scorso non ho acquistato niente. E c'è anche la skin delle mimetiche con il colore della canna, quella lì da zucchero, quella tonda così. Il bastoncino da zucchero, non so se avete capito quale, ma penso di sì. Partiamo subito e lo compriamo, che ne dite? Cycle model. Bellino, molto carino. Sulle armi risulta molto figo. Le persone penseranno, ma mi sta sparando con un'arma giocattolo. E invece no. Master killer, mi saluti, ma le crossbar challenge... E ora fa troppo freddo per le crossbar challenge. Preferiamo fare qualcosa di più pazzo, poi vedrete. Bring it. Ma cosa? Ma perché? Allora, innanzitutto supporta creator Stepney istantaneamente, ragazzi. Fate accetta, perché magari alcuni di voi gli si è cancellato, gliel'hanno tolto e non va bene. Alcuni di voi stanno andando a cena. Se state, buon appetito allora. Buon appetito a voi che cenerete. Dai, non perdiamo altro tempo. La compriamo subito il candy cane. Ora decidiamo un po' come sistemare le mimetiche sulle armi. Compriamo anche bring it, non ce ne frega niente. Vai, sì, ha diritto. E adesso mi piacerebbe moltissimo comprare le skin di Natale, ma non ho soldi. Dobbiamo ricaricarli. Allora facciamo così, mentre acquisto i V-Bucks, rimetto i vostri commenti. Jacopo scrive, dici il mio nome. Say my name. Chi sei? Direttamente a Breaking Bad arriva Jacopo. Mi chiamo Nicolas, ti seguo da 4 annetti, hai saputo che Ciccio ti ha dissato. Ma sì, dissato, cioè ci sta di lanciare qualche frecciatina. Io le mie 23 kill ho fatte però, le sue 24 quelle lì non le ho viste ancora. Sto scherzando ragazzi, non impazzite. Allora, andiamo a comprare le skin, va che è una cosa più divertente. Lui è bellino. Red Nosed Rider, subito in saccoccia e andiamo a giocare. Prima però ovviamente gli mettiamo il piccone. Senza piccone si va da poche parti. Questo piccone, raga, resterà nella storia, ve lo dico, Poi, io ho dei flashback. A me sembra di averlo già visto, sto piccone. Può darsi che mi sbagli. Probabilmente mi sbaglio, Detto una cavolata. Poi decidiamo anche se acquistare anche lui. Vediamo, con la codina da Ren, col braccio tatuato in stile natalizio, vediamo. Molto probabilmente sì, sono solo 800 miseri V-Bucks. Allora, lei ci piace un sacco, la metto subito tra i preferiti istantaneamente, quindi seleziona e piazza là. Di dietro, che cosa le mettiamo? Di dorso potrei piazzarle il pupazzo di neve? Potrebbe essere a tema e ci sta, il piccone ce l'abbiamo. Il deltaplano abbiamo o questo qui, che non è male assolutamente, oppure la slitta di Babbo Natale. Però sarebbe stato figo avere il cappellino di Babbo Natale. Ciao Ciro, mi hai fatto un cartellone quando avevo 400 iscritti. E la madonna. Togli i commenti, li ho già tolti raga, li ho messi per un secondo, non vi preoccupate. Siete troppo agitati. Le live streaming non sono come i video normali. Si chiacchiera, si fa due risate, ci sono più momenti morti, non ci sono i tagli, non è un riassunto di un video. È tutta la pappardella, quindi è tutta un'altra storia. È come vedere il backstage di un video di Fortnite vero, nel caso in cui giocassimo a Fortnite, e noi guarda caso giochiamo a Fortnite. Dai, partiamo con il deltaplano, quello con il naso da pupazzo di neve, che magari ci porta fortuna, che è quello della mimetica, quindi no, quello che sblocchi quando fai la vittoria reale. Allora, vediamo un po'. Il quad lo facciamo... possiamo farlo anche tutto con gli hamburger. Poi facciamo la R col candy cane. Carino, anche se artico è molto figo. Indigo Ice, allora, visto che sono indeciso. Il fucile a pompa lo facciamo rosso, giusto perché è un bel regalo di Natale, una bella fucile a pompa nei denti. La mitraglietta la facciamo verde. Che cosa facciamo col candy cane, allora? No, dovremmo fare un'arma che usiamo spesso. L'arma principale, vai, fidatevi di me. Il cecchino lo facciamo indigo e la digo la lasciamo così. Anche se il veicolo color hamburger è strano, Lo ammetto che sia particolarmente strano. Però vabbè, non importa. I balletti ne abbiamo una bordellata. Andiamo a giocare. Allora, prima partita che faccio in 3 giorni. L'ultima che ho registrato è quella della vittoria reale, cioè per farvi capire. Ho registrato, boom, e ho vinto. O quella, no, quella dopo, quella dove sono arrivato secondo, è l'ultima partita che ho registrato di Fortnite. Non gioco a Fortnite esattamente da 2 giorni.
Che potrebbe essere tipo quel gruppo di alcolisti anonimi. Ciao, mi chiamo Stefano e non bevo da una settimana. No. Ciao, mi chiamo Stefano e non gioco a Fortnite da 2 giorni. Se ti donassi 500 euro, mi credi, raga, non fate cose di cui poi potreste pentirvi. Fate solamente ciò che potete, mi raccomando. Jacopo, un saluto. Vai a Pinnacoli così per verti sclerare, vediamo. Pinnacoli subito, proprio mi volete morire, vedere morire. Ciao Steppi, sono in mod di giochi, si saremmo lanciato esperienza senza impegno. Vediamo, che devo ancora sistemare un po' tutta la chat, eccetera. Che carino l'autobus! Col palloncino di Babbo Natale enorme. Ci piace. Allora, per partire, ragazzi, io volevo farvi vedere una cosa esclusiva che ho scoperto solamente essere stata aggiunta da pochissimo. Che dovrebbe essere finalmente l'aggiornamento della zona The Block. Possiamo andare in The Block e divertirci un po'. Sicuramente ci verrà un botto di gente. Non ho capito bene come consiste questa cosa. Cioè, cos'è The Block? Potrebbe essere un misto di costruzioni create dalle persone e messe lì tutte insieme. A me pare molto carino come posto, vedo un botto di alberelli. Quindi ci fiondiamo a capofitto su The Block. Purtroppo non c'è più il parcheggio al quale eravamo abituati noi, ma c'è semplicemente un mega mall gigantesco. Cioè si è evoluto il gioco, è di brutto. Non ho la più pallida idea di come sia strutturato questo posto, quindi speriamo di trovare il prima possibile un'arma, vi prego. Senza armi siamo morti, io perché sto prendendo le munizioni non si sa, perché sono scemo. Oh, prendile però. Non ci sono armi. Una vampa buono. Non sento nessuno. Sì, invece ho sentito sparare laggiù in fondo. Vabbè, non ci interessa. Ma ho l'audio un po' basso o sbaglio? Bello questo. Dove scappite? Fermo lì. Uno è preso. Vieni qua, dai, su. E fatti vedere che lì c'è una Gatling tutta per me. Se si affaccia da lì lo laseriamo, eh. Ma c'è qualcuno davanti? No, non credo. Preso con 2 colpi, buono, andiamo, raga. Preso con l'ultimo, ok. E anche questo è fatto fuori. Per adesso nessuno ci ha messo i piedi in testa. Qui l'hanno buildato un po' male staggeggio, eh. Non si esce molto bene. Quindi mi raccomando, fixate subito. In questi giorni ho avuto un sacco di problemi quando giocavo, non so perché. Secondo me stanno mettendo troppe cose e il gioco inizia a impazzire. Comunque, giochiamo con calma noi. Non c'è fretta, a parte quello che sta costruendo, l'ho sentito. Eccoci. E va bene. Ragazzi, non abbiamo trovato né una mitraglietta né un fucile a pompa. E questo qui ci ha pushati, quindi ci ha fatto fuori. Peccato. Allora, Angela Passolungo, mi invia richiesta, mi chiamo Skill. Se facessi così, farei dei favoritismi e non mi sembra corretto. Io ti ringrazio tantissimo, Angela, per avermi inviato la richiesta amicizia e per la donazione. Però, come ti ho detto, non mi sembra corretto. Sarebbe più corretto fare dei server privati che la Epic Games non mi vuole dare. Non me li danno. Ti ricordi dei Bufu? I Bufu. L'arma migliore di Fortnite. Ah, lo Scar. Mi piace un sacco lo Scar. Sono un ragazzo che fa vestiti e scarpe personalizzate. Mi piacerebbe collaborare con te. È possibile? Ciao Live Rap. Intanto grazie mille della donazione. Se mi mandi un messaggio in direct facendomi presente questa cosa, provo a risponderti. Perché se purtroppo pubblico la mia email, poi succede il panico più totale. Vabbè, partiamo con un ratio non indifferente. 2 kill, una morte. È 2. Mi chiamano da casa e io non posso rispondere. Mettiamo il silenzioso. Sono praticamente un fantasma per la mia famiglia. Quando sono in live o quando registro, non rispondo mai. E giustamente il lavoro è lavoro. Ci si può distrarre sul posto di lavoro. Immaginatevi se uno che pilota gli aerei si distraesse per rispondere al telefono. A parte non c'è linea, però col satellitare uno prende e risponde. E giustamente succede il panico. Vorrei tanto andare a Paradise Palms per un po' di caos, ma non mi sento ancora in grado di affrontare una partita così seria. Piuttosto andiamo a Borgo Bislacco, dai.
The Block è carino comunque. Appena l'autobus ripassa in quella zona, ci torniamo. Così magari troviamo anche qualche nemico. Anche se forse sarebbe stato meglio andarci adesso che l'autobus non passava di lì per scoprire com'era il posto. Vabbè, ci ho pensato un po' tardi. Questo atterraggio è veramente brutto. Ma hanno alzato il punto di atterraggio. Mamma mia. Cioè arriviamo nel 2000 e mai. E nel 2000 e mai morirai subito. Siamo in ritardissimo, ma sul tetto non c'è andato nessuno, quindi ci andiamo noi. Devo alzare l'audio di gioco assolutamente, perché non sento nulla. Non sentivo neanche questa cassa, ve lo giuro. Mitragliettina trovata. Dai, qui chiudiamo per sicurezza. Dammi un fucile a pompa, ti prego. Non la pistolina. Me ne faccio di una pistolina. Eccolo qua. Fermi tutti, alzo l'audio di gioco. Molto molto meglio. Hanno piazzato una trappola. Bene, facciamo attenzione allora, raga, niente scherzi. Scendiamo un attimo di sotto. Si stanno sparando nel sotterraneo, credo. Molto attenti. Silenziosi, ma letali. Quello non parte. E invece sì. E invece parte. Ciao. Fatto fuori al volo. Bella storia. C'è la trappola. Io pensavo non partisse per il semplice motivo che era incastrata con le scale. Però mi sa che parte comunque perché abbiamo rischiato di morirci. Ma va bene così. È andata di culo. Gli abbiamo fatto un headshot da 134 danni. Che poveraccio se la ricorda per un bel po', eh. Sta scendendo qualcuno. Io sono scemo, Ok, mi sento più tranquillo adesso. Prendiamola così. Una volta l'ho preso, una volta ha preso pure lui. C'è uno che ci sta pushando. Questa cosa non mi piace affatto. Eccolo. Oh, what? Ma vaffanculo! Mi sono incastrato perché mi ha messo il muro dietro. Io consideravo di entrare dentro la stanza. E vabbè, ragazzi, mi ha preso in contropiede purtroppo. Dai, dai, ci stiamo riscaldando, tranquilli, non vi preoccupate. Che poi le persone tiltano appena vedono che muori. Sempre fa schifo! No, sei nabbo! Se muori, sei nabbo. Se vinci, sei il più forte dell'universo. Anche se vinci con 3 kill, sei il più forte del mondo. Sei il dio di Fortnite. Poi nel momento in cui muori, ma sei nabbo. No, non funziona così. Ma no, fate le scommesse. Se fai la vittoria reale ti dono 20 euro. Ragazzi, no, no, questo è gioco d'azzardo. È gioco d'azzardo. Oggi giuro che non mi arrabbio. Sono veramente tranquillissimo. Vuole essere una live proprio serena, rilassata. Aum aum. Sergio 06, grazie mille. Davvero gentilissimo. Non è necessario, ricordatevi queste cose. Fondamentale. Fare donazioni non è necessario. Mi raccomando. Scarzone. Grazie, grazie, modestamente. Ne vado anche fiero, perché se potessi dedicare tutta la mia vita solo a giocare a Fortnite e essere a posto così, sarei anche contento. Ma fortunatamente ho anche tante altre cose da fare, quindi non posso essere fortissimo. Sono forte per quanto gioco. O sono debole per quanto gioco, insomma. Avevamo detto di andare a The Block. Voglio scoprire un po' com'è questo posto, così magari. No, dopo non riesco a registrare. Però domattina potrei già sfornare un video da far uscire domani stesso su The Block. Che è molto figo questo posto. È un posto che non c'è mai stato. È considerabile, non dico una città, perché mi sembra tipo... Avete presente la discoteca che c'è qua giù in fondo? Dove, questo posto qui che non ha nome. Ecco. Sembra tipo la discoteca. Quindi magari non è tanto grande a livello di strutture. Però ci sono tante cose da vedere. Ci sono delle armi anche in cima. È un pompa. Io sono corto. Sono corto. Preso. Bene. Finché portate a casa il fucile a pompa, raga, va bene così. Eccolo lì. Poi se sparate un colpo a muzzo, ancora meglio. Ma perché mi cambia le armi più lentamente? Doppio fucile a pompa. Facciamo la scorpacciata, raga. Per non farsi mancare nulla. Le munizioni non me le ha date? O sbaglio? Osvaldo? O sbarnio? C'è nulla. Non c'è nulla. Un magazzino intero per cosa? È una serra. Ma che caspita è sta roba? Ma io dico, ma vi pare? Hanno fatto una serra. Boh. Lancia missili fuori. Pistoli. 150. Cosa?
Raga, c'è qualcosa che non mi torna. Hanno cambiato i danni dei picconi. Sono traumatizzato in questo momento, scusate. Non sono abituato a queste cose. Ci passo a qui? Col cavolo. Dai, esci da là. Dov'è quello che faceva il pazzo mania? Ah, è là su un aereo addirittura. Dove sei, piccoletto? Oh, cavolo. What? Ma vabbè. Ma un attimo di tregua. Oh, ma che... ma che cos'è? Va bene, ragazzi, allora. Con calma. Mi chiamo Andrea Pereira. Va bene. Cerco di ricordarmelo, promesso. Fai la modalità classica, ma è quella normale. Cosa? Team of 33. Tre squadre da 33 giocatori. Ma cosa caspita ti si sono bevuti quelli dell'Epic Games? Allora, qui mi sa che ci sono delle armi vecchie, tipo la mitragliettina, come vedete. Team da 33. Raga, interessante questa cosa, eh? Team da 33 potremmo divertirci, però è il panico più totale, ve lo dico. Forse prima ci conviene riscaldarci un attimino, perché beccarsi addosso 33 persone... insomma... Sei stato bravo, ma in realtà potevo fare ben poco. Cioè, uno con l'aereo mi ha massacrato, l'altro mi sparava da dietro, ce n'era un altro in cima che mi pushava. Tutti agitati sono oggi. Lorenz East, ehi là bro, ciao. Ciao Lorenz, grazie mille. Sei 1 versus 4? No, no, stavo già giocando in solo. Completa tutte le challenge della settimana. Ci vuole troppa pazienza per farle in live. È una di quelle cose che ti fa davvero tiltare. Quindi, non lo so. Ah, questo lo leviamo. Ok. Team da 33 è come 50 versus 50, ma con 3 team. Mi sembrava, sì. Sì, avevo capito. Ma perché sugli alberi adesso il piccone fa un danno diverso? Cioè, sono io ubriaco? Perché qui fa 100. Cioè, su queste cose fa 100 il piccone. Boh. Ragazzi, se avete novità, scrivetele in chat, provo a leggere. Mi scappa la cacca. E falla. Dopo fai modalità da 33, va bene. Dopo faremo la super modalità da 33 giocatori, ci sto. Tanto la live durerà almeno fino alle 11:30, almeno. Ehi là tu. Vediamo un po'. Torniamo al The Block. Non è che mi faccia impazzire più di tanto, eh. Piuttosto preferisco incavolarmi sul Loot Lake. Almeno lì ci sono 27 chest e trovi gli scudi. Cioè, io vado a giro con 100 vita perché lo scudo me lo sogno. Se vince ti dono 200 euro. Vai, Silvio, l'hai detto. Che fate scommesse strane che non hanno senso di esistere. Io vi rispondo giusto per prendervi in giro, ve lo dico subito. Bello Brawl Stars, sono contento che vi piaccia. Oddio, mi sono schiantato contro un albero. È uscito un video anche oggi, ma molti di voi se lo sono perso. Siamo 12.000. Se quando esco da qui non ci sono i vostri 12.000 mi piace nel video di oggi, mi arrabbio. Partiamo subito con uno Scar. Questo è uno start decente, raga. Cioè, capite? Adesso cambiano le sorti della partita. Ma è inevitabile questa cosa. Dai che ti chiappo. Vai, scappa che è meglio per la tua salute. Quello lì potremmo provare ad ucciderlo. E dai che ne manca uno solo. Mannaggia. Era nostro. Invece no, è crepato male. Allora, prima di crepare male noi, beviamoci sta pozione a 50. Ho visto davanti a me c'è gente. Poi andiamo a recuperare tutte le casse. Dove sei? Aia, aia. Dai che lo stanno colpendo da dietro. E io godo tantissimo. Ma dove vanno i miei colpi? Ah,
Oggi non mi arrabbio. Possono succedere tutte, ve lo giuro. Allora, ma perché? Se uno gli spara da dietro, gli fa un botto di danno perché si sente quando viene colpito, e gli sparo due colpi e ne servono tre, perché devo sempre avere il coltello dalla parte della lama ficcato dentro al petto? E se metto a piangere. No, non è vero, sto scherzando, ragazzi. Oh, è lo zainetto e porta una rogna terribile. Via. Levarlo subito. Mettiamo quello delle kill, così siamo invogliati a fare tantissime uccisioni. Ditemi se questa non è la renna della morte. Cioè, Rudolph gli fa un baffo. Fai Brawl Stars. In live purtroppo non è possibile, perché non ho il cavo che collega l'HDMI direttamente al computer per far sì che si veda all'interno del programma di streaming. Quindi ci potrei giocare dall'iPad, ma non potrei mostrarvelo, il che non avrebbe molto senso. Comunque giuro che adesso mi riprendo, perché è stata una lunga giornata, ve lo giuro. Per chi è entrato all'inizio della live, ho spiegato cosa è successo, senza cercare di spoilerare nulla. E vedrete sul canale di Tudor nei prossimi giorni un qualcosa di assurdo che mi ha turbato psicologicamente, ve lo giuro. È stato un trauma. Vediamo il mio Bloom quanto è buono. Ciao amico, boh! 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 Sfumiranno questo fucile. Completamente diversa, vabbè. Ciao Tucano! Allora, riproviamo di nuovo nel cratere, soltanto che stavolta ci lanciamo prima. Voglio arrivare proprio 4-4 subito. Dobbiamo essere bassissimi, così recuperiamo le armi e possiamo sparare a quelli lontanissimi senza che ci rompano gli Zebedei. Rompano. Rompano gli Zebedei. Forse siamo addirittura troppo bassi. No, va bene così. Tanto tutti quelli che si buttano al centro, sopra, arrivano più tardi di noi, ve lo garantisco. Noi siamo molto più bassi adesso. Va bene, Simone, sfida accettata. Questa partita la vinci, vai. L'hai detto, eh? Mi fido. Se poi va male, io me la rifaccio con te. No, non è vero. Allora, vampa fucile subito. Dammi degli scudini per piacere. Comunque, perché prima io non sono partito sparandomi subito lo scudo? Perché sono scemo, è semplice. Che, boh, spero di trovare subito l'altro e invece non me lo danno. Facciamo così, aspetta, aspetta. Prendiamo il mattone. Non mi pare di aver visto altra gente per adesso nei paraggi. Sistemiamo subito l'inventario. Questo vado qua. Sento sparare dietro di me, ma vi dico la verità, me ne frega il giusto. Ho visto una pozione da 50 e siamo a due. Due pozioni da 50, così ce ne andiamo a 100 scudo istantaneamente. Quello è uno Scar. Ora capite perché atterro nel cratere, raga? Cioè, non potete biasimarmi che sia uno dei miei posti preferiti. Oh, no, 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 no. L'ho visto con la coda dell'occhio, eh. Cioè, non so se avete capito, era in cima a spararmi, mortacci sua. Abbiamo perso 21 di vita, va bene. Non è un problema. Ripartiamo subito, prendo anche questo che potrebbe esserci utile. Comunque, sono 30 colpi già ricaricati in più. E dai, metti la testolina fuori. E metti la testolina fuori. Bello! 47 in faccia. Questo è per i 21 che mi hai fatto prima. Stai ancora fermo? Ah, te le cerchi. Te le cerchi di brutto. Datemi un fucile a cecchino, vi prego. Datemi un Barrett. E vi conquisterò il mo. Oh mio Dio! Questo da dove diavolo arrivava? Mi ha fatto cacare addosso, raga. Non me l'aspettavo. Sta arrivando un altro, eh. Quindi queste piuttosto che lasciarle lì, le tiriamo. Non so dove sia. Dov'è? Muori, grazie. Gentilissimo. No, quando crepano sono proprio gentili. Va detto. È il panico questo posto, eh. Dov'era? Non si capisce niente da. Ah, eccolo là. Mannaggia. Via, raga, via. Via. Cioè, beh, lanciamissili il tipo, eh. Ma vaffanguore. Via. Medikit, bello. Allora.
Con calma, ragazzi, ve l'ho detto, non c'è fretta. Giochiamo piano piano. Intanto, già che ci sono, ne approfitto e saluto Matt Pro 2008 che si è iscritto al canale. Grazie mille, Matt Pro, apprezzo tantissimo. Oh, sgancia sta e si sgancia. Hanno cambiato i tasti pure, ma accidenti a voi. La prossima volta, prima di fare una live, forse è meglio leggere gli aggiornamenti, quali sono, la lista delle cose modificate, per non rimanere a fare queste figuracce strane. Facciamo così. La pistolina silenziosa ci piace, non capisco da dove gli spariamo. Ma degli scudi extra? Non me li merito, vero? Non mi merito mai nulla. Lì è appena crepato uno, eh. 54... Se lo sogna la notte sto qui. Andiamocela a prendere. Mi hanno detto che ci arrivi. Dove diavolo sei? È scappato? Ragazzi, non l'ho perso. L'ho perso. Giuro che l'ho perso. Eccolo lì. Muori, grazie. Ma io dello scudo non me lo merito? Mannaggia la miseria. Oh, scudini. Bella. Figlia. Sette? Come sette? A caso, ragazzi. Questa è bellina. A volte ti sparano sette scudi e così. Va bene, sta andando tutto alla grande per adesso. Abbiamo la Deagle che mi piace un sacco. Abbiamo anche la mitraglietta che potrebbe esserci utile. Facciamo l'ultimo giro del cratere, tanto siamo in zona sicura. Io non ho materiali, quindi sarebbe bello fare un giro vicino agli alberi per raccoglierne un po'. Laggiù vedo ancora chest. Non dovrebbe esserci più nessuno qua in teoria, a parte quello laggiù col quad. Che gli faccio? Niente, non gli faccio nulla. Non sprechiamone troppi, mi raccomando. Farmiamo più, non posso. Devo vedere quanti danni faccio sugli alberi. Ah no, forse solo in quella zona i danni sono modificati. Che può darsi, eh. Può darsi. Sì, qui faccio normale, ok. Mi torna. Dovrebbe tornarmi. Colpo di lag allucinante. Ok. C'è un aereo. Lasciamolo lì dov'è. Non ce ne frega nulla. Ora facciamo il giro largo e andiamo a prendere le altre chest. C'è un Barrett leggendario in vendita, per piacere? Allora, lanciamissili, Gatling. Cosa vuol dire Gatling? Perché più che altro? Non lo so. Comunque, giocandocela tranquillamente, siamo riusciti a casa... A casa, siamo riusciti a portarci a casa 5... Sì, 5. Ragazzi, oggi sono ubriaco di stanchezza, ve lo dico. 3 kill, che potevano essere anche 4, però uno ce l'hanno ucciso, purtroppo. Ma già che siamo vivi è un mezzo miracolo, considerando che ci stava saltando addosso un tipo con i lanciamissili. Sono degli aerei laggiù che si sparano, ma non me ne frega nulla. Io ho bisogno di prendere un po' di materiale. Hanno rimesso i cespugli natalizi. Beh, sarà divertentissimo adesso vedere la gente che ci camperà dentro. Sparatevi pure a vicenda. Io potrei provare un one shot, one kill. Oddio! 52 blu voleva dire preso in pieno, raga. Mica pizza e fichi. Fichi e pizza. Bella storia. Chiudiamoci. 100 vita, 100 scudo, raga. Let's go. Come piace a noi. La Deagle, quanto è forte. Quanto è broken quest'arma. Vediamo materiali. Gli aerei sono spariti. Uno è laggiù in fondo. No, è lì sotto uno. Vuol dire che il tipo... No. 104! Headshot, raga, eh. Oh mio Dio, che bomba! Doppia headshot con la Deagle. Porca miseria. Chi è che mi spara? Da dove? Perché? Chi? Quando? Mannaggia. Mannaggia. È scappato. La zona sicura è vicina comunque. Che non lo sapevo io. Come? Mm-hmm.
Dove sei? Ragazzi, scusate, ma devo concentrarmi un attimo. Oh. Quanto lo so che mi arriva una cecchinata da un'altra parte adesso. Eccoci. Dove caspita è andato? Ma guarda te. Ma guarda te dov'è. Ok. Ce l'abbiamo, raga, eh. Bello! Indovinate un po' chi è morto? Lui! Ciao amico! Alla prossima volta ci ripensi e mi dici se vale la pena pushare Stepney mentre si fa gli affari suoi. Woo! Bella storia, raga. 5 kill, avevo detto 5 prima per caso. Ciao Ultra Gamer Super! 13.400 persone. Ulala! Sono tante, eh. Sono veramente tante. Io non capisco perché non aggiungano anche altre modifiche ganze che si potrebbero fare alle strutture. Vabbè, comunque. Abbiamo un pompa leggendario. 7 colpi. La Deagle devastante che ha fatto il 331 danni di headshot. Laggiù c'era il cadavere da lootare, quello che abbiamo preso al volo. È laggiù in sfondo. Ce la faccio? Sì, ce la faccio. Io non ho materiali. Non avere materiali in questo gioco significa solo una cosa. Un cartellino sulla propria testa con scritto sei un cadavere. Vi torna? Se non vi torna ve lo dico io. Sicuramente quello che abbiamo ucciso avrà avuto almeno un paio di kill. Avrà 300 materiali che potrebbero bastarci per arrivare a un 500 totale più o meno. Lo spero. Lo spero con tutto il cuore. Ha solo legno. Ha solo... Ah però! 600 legna il nostro amico, eh. Io voglio giocarla d'astuzia, quindi... Mi tengo il medikit, cioè non voglio fare il pazzo maniaco che va alla ricerca di 100 uccisioni. Ne abbiamo 5, stiamo giocando con calma, non ci rincorre nessuno. Piano piano, come avete visto, anche quello lì che ci stava pushando era super agitato. Il segreto per vincere in questo gioco è stare tranquilli. Io l'ho scoperto un po' tardi, considerando che è già uscito da più di un anno e qualcosa, però va bene così. Farmiamo un altro po' che fa sempre comodo, ovviamente. Che dite, mi conviene salire? Laggiù c'è stato un fight ad... Ah no, c'è un fight in questo momento. Non è che c'è stato un fight, c'è un fight. Tanto lo so che me ne pentirò. Lo so. Lo so che me ne pentirò. Guarda come mi chiappano al volo. E invece no. Siamo vivi. C'è un aereo. C'è un airdrop anche. Aiuto! Non bello. Non bello. Cosa? Ragazzi, vi giuro su Dio, non ho neanche sentito che piazzava la trappola. Cioè, ho solo pensato a one-shottarlo. L'abbiamo fatto fuori, tra l'altro. Ma ci ha ammazzato. Ora io dico, ma perché le trappole devono togliere 150 di vita? Vi sembra normale? 150 di vita è lo standard con il quale le persone vanno a giro su Fortnite. Per il semplice motivo che è difficile trovare le pozioni da 50. Quelle da 25 le spari sempre e ti fanno arrivare massimo a 150. Quindi fai che la trappola tolga 140. Ma non tutta la vita. Quello non mi aveva mai colpito e mi ha ucciso. Non lo sa manco lui. Va bene. Ragazzi, io ci ho messa tutta la buona volontà del mondo. Questo mi si è affondato addosso con l'elicottero. C'era un altro intanto che mi stava sparando e non ho neanche sentito che stava piazzando la trappola. Ce l'eravamo giocata davvero molto molto bene. Infatti un po' sto rosicando. In un'altra sera in cui non ero tranquillo, queste 6 kill buttate nel cesso mi sarebbero dispiaciute molto di più. E va bene così, non è un problema. Va bene così. Hai visto il trailer del gioco Hytale? No, ancora non l'ho visto. Però sicuramente gli darò un'occhiata. Dai, torniamo a The Block per piacere.
So che magari non ci verrà tanta gente, ma non mi interessa. Voglio vederlo a 360 gradi. Sempre se me lo concederanno, insomma, non è detto. Ho rivisto il replay e non l'ha messa. Le sorelle 2 scrive che non ha messo la trappola, ma io sono morto da una trappola. È molto divertente questa cosa, perché io la trappola non l'ho sentita. Quindi magari il gioco ha deciso di buggare e ha fatto spawnare una trappola lì. La vedo molto improbabile questa cosa, ma insomma, si fa per dire, eh. C'è un botto di gente qua, e io che ve lo dico a fare. Siamo praticamente già morti. O troviamo dello scudo, perché c'è qualcuno che sta sparando colpi pesanti. Guarda qua, gli alberi sono buggati. Questa cosa mi turba. Te lo giuro, mi turba tantissimo. Senza scudo dove voglio andare io? Ammazzatevi pure a vicenda, non me ne frega un granché. Cerchiamo di trovare qualcosa di buono. Ho solo un fucile a pompa, non ho neanche una R. Non ho nulla. Eccolo qua. Vieni con me. C'è una cassa qua vicino? Non lo so. Non credo, sai. C'è la cassa sopra. Ok, andiamo a prendere adesso, eh. Tanto dentro si sono ammazzati bene bene. A me non me ne frega nulla. Vai vai, materiali a manetta. Apri e zitto. Che bella roba, eh. Viva gli scudini. C'è uno laggiù in fondo. Beh, dobbiamo uccidere qualcuno. A prescindere dal non avere scudo, dobbiamo farlo. A meno che qua dentro non ci sia il panico. Zitti zitti, ho sentito una cassa. Non mi sparate ora, vi prego. Non vi prego, vi prego. Dov'è? Dov'è la cassa, raga? Na 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 na. È sopra, c'è anche un aereo. Ok, carino questo posto. Allora, passiamo da qua dietro. Non voglio sprecare materiali inutilmente. Ho 500 legna già. Figo. Non abbiamo ancora combattuto nessuno, ma vi ripeto, siamo in esplorazione in questo momento. Stavamo cercando loro. No, e va bene, sei scemo. Le granate? O la pistolina? No, prendiamo le granate. Se la pistolina non è male, vi ripeto. La proviamo tattica. Oh cavolo. Muori, grazie. Maledizione, mi ha ricolpito. Va bene. Sta andando bene, non panichiamo. Sta andando tutto bene. Ho perso solo un po' di scudo che non avrei dovuto perdere. Me l'avevo giocata abbastanza bene. Mangia questo. Non so se avete visto, ma gli ho messo la cupola sopra, raga. Next level. Dove diavolo è? Non capisco dove sia, raga. Ops. Questo non era male, eh. Dove diavolo sei? Mi sono stufato. È un camperone, raga. Andiamo a prendere, tranquilli.
muori, grazie. Ok, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Non mi ha neanche scalfito. Quanto caspita posso godere, eh? Allora, questo è fatto fuori. Aveva un botto di munizioni. Aveva anche un falò. Non aveva scudini, però. E va bene così. Ora andiamo anche a fare un giro nella serra. Così, bene o male, questo posto l'abbiamo visto quasi tutto. E intanto lo abbiamo detonato. E ci piace questa cosa. Ci piace molto. Io credo di essere migliorato nelle build battle, insomma nei fight uno contro uno. Ora lì non mi sono messo a salire perché aveva il vantaggio della struttura di base e non potevo neanche distruggergliela. Però l'altro ce l'abbiamo outplayato completamente, eh. Ora io vorrei degli scudi, per piacere. Ma mi basta anche uno solo da 50, eh. Non sono una persona che richiede molto. Uno scudo da 50 e non se ne parla più. Tutti felici e contenti. No, è vero. Scudo a 50 è chiedere troppo, mi sa. Non c'è neanche una cassa. Ma questo posto è il caos. Ma cosa hanno creato? Non lo so, non lo sanno neanche loro probabilmente. Ma chi è che gli è venuta in mente sta folle idea di piazzare dei blocchi in questo modo? Potevate fare qualcosa di più sensato. Accidenta, va bene. Va bene così. Andremo a trovare da qualche altra parte i nostri scudi. Anche se ora possiamo morire da un colpo di Barrett, da una trappola, di nuovo. Sempre la stessa storia. Direi di passare da Wailing Woods, ragazzi. È la scelta migliore, fidatevi. Mamma, trova tutte queste trova mamma in tutti questi Sono tornato ora da mangiare, guardo solamente te. Grazie, Pixpy. Grazie mille, Pixpy. Dove andiamo? Guarda che bello! C'è una mega canna da zucchero laggiù in fondo. Bastoncino dolcificante colorato. Questo ha lasciato 3 scudini. Mi spiegate cosa ha trovato di così buono in 2 casse per lasciare gli scudini? Anzi, in una cassa, perché ce n'è una sola. O se li ha dimenticati, perché voleva venire di corsa all'interno del block lì. Oppure non saprei. Non siamo messi male, ragazzi, eh. 21 persone in vita, purtroppo solamente 2 kill. Ma abbiamo solo 50 di scudo. Tranquilli che sto andando nella foresta proprio per questo motivo, perché non voglio restare con 50 di scudo. Voglio a tutti i costi trovare almeno un fungo. Quindi ora, io so che i funghi nascono solamente in determinate condizioni, però dovete cagarlo, che se non cagate il fungo vi cagolo la vita. Dai, siamo in zona sicura ancora? Che bello. Oh, non faccio neanche fatica, raga. Non vado neanche a rincorrere la safe oggi. Forse gli astri si sono allineati a mio favore. Si sono allineati veramente, raga, eh. State zitti che ci porta fortuna. Aspettate però. Devo pensare a fondo a questa decisione. Perché di scudi da 25 io ne ho solamente 2. So che dovrei bere a tutti i costi lo scudo. Oddio, c'è il Barrett. Oddio, godo. Oddio. Oddio, che bello. Lo bevo, basta, lo bevo. Volevo andare dentro alle case con i teletrasportatori per cercare di recuperare, non lo so, altre pozioni da 50 e portare con me le pozioni da 50. Però mi sono reso conto che probabilmente non avremo il tempo di girarle tutte le stanze e quindi facciamo con calma. Poi, ora che abbiamo il Barrett, sono molto più contento anche di andare a massacrare la gente, tranquilli. C'è una cassa qua sotto, eh. Questi posti sono molto interessanti, io vi consiglio di venire a visitarli perché c'è un sacco di roba in buona. Rampino interessantissimo, ma per adesso lo lasciamo lì. Finché abbiamo il mitragliettone qui lo teniamo. Vediamo un po' cosa riesco a fare in un batter d'occhio. Qui non hanno preso niente, sento ancora il rumore delle chest. Una dovrebbe essere di qua se non sbaglio. Eccola lì. Un caccia abbastanza inutile. Qui abbiamo la cassa, ovviamente no. Dei proiettili che comunque potrebbero esserci davvero fondamentali. Recuperiamo un po' di metallo e mattone perché ho speso 300 metallo per prendere il Barrett ed è una spesa che di solito si cerca di evitare. A me piace divertirmi quando gioco, so che col Barrett mi diverto a provare a prendere dei colpi assurdi, quindi prendiamo il Barrett essenzialmente per questo. Anche se la Deagle è molto buona, ma non possiamo fare tutte le partite uguali, altrimenti perde il suo senso. Un altro po' di materiali, andiamo. Tanto non c'è fretta, moriremo sicuramente da qualcuno. Non c'è fretta di morire, no? Siamo d'accordo su questa cosa, presumo. Vediamo un po' dove potremmo teletrasportarci. Questo dove mi porta?
qua giù in fondo, che è peggio. Sono più lontano dalla zona sicura da dove volevo andare io. Ho solo due scudini, raga, eh. Cioè, i combattimenti così sono belli tosti, ve lo dico. Qua fuori, se non erro, dovrebbe esserci anche il quad. Quindi, allora, facciamo così. Che trappole ho? Tre di queste, va bene. Ci piace. Ci piace perché molto probabilmente prenderò il quad. C'è la cassa su? Niente, no. Io volevo altre pozioncine. Ah, il cesso! Fino ad ora non avevamo manco rotto un cesso, è normale. Normale perdere. C'è anche il pompabello. Questa è una deltaplano challenge ufficialmente. Una piccone challenge. Tutto viola, raga. Che volete di più dalla vita? Il quad doveva essere qua, ma evidentemente mi sono confuso. Possiamo tornare di sotto e prendere una scorciatoia. E sicuramente facciamo prima. Oggi fai salva il mondo? Non lo so. Può darsi, come può darsi di no. Vediamo come mi prende. Magari mi fogo. Vedo che funziono su Fortnite e mi va di giocare ancora un po'. Siamo arrivati da quello lì. Là siamo stati, qua no. Va bene, questo ci piace, è praticamente in fondo a tutto. Ah, tra l'altro è da dove siamo arrivati noi. Bene. 9 persone, raga. Ci accontentiamo di vincere con 4 kill. Che significa uccidere uno e poi l'ultimo. Ci sta. Andiamo a cercarle adesso. Non dovrebbero essere molto lontani, a dire la verità. Però non si sa mai. Magari c'è qualcuno che stava aspettando solo che uscissimo da quella casa per farci il culo. Io non lo posso sapere questo. Ma sta roccia benedetta mi ha dato una miliade di mattone. Sento solo silenzio. Non sento un colpo, non c'è un aereo, non c'è nulla. Va bene. Ci va bene così. Noi stiamo concentrati. Mi raccomando. Mostri i tuoi settaggi. Posso farveli anche vedere, non è assolutamente un problema. Qualcuno si è droppato con l'aereo qua giù e secondo me è entrato nel sotterraneo. Io ho un po' il sesto senso per queste cose. Che ne dite? Andiamo a controllare o è troppo rischioso? Considerando che la safe adesso si è spostata, forse è meglio aspettare che torni lui. Ci verrà a prendere, tranquilli. Forse devo alzare un po' la cuffia del cappuccio, che non sento niente. Oddio, stavo per rovesciare l'acqua tutta. Ma io stavo parlando con la bottiglia d'acqua davanti agli occhi? Sono un genio del male. An evil genius. Qua c'è nessuno? Io, boh, sento i passi a volte. Ho le allucinazioni, raga. 7 persone. E allora? Ora io apprezzo, che nessuno mi rompa le scatole, però senza nessuno è davvero un po' noioso. Just a little. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo. Lo prendiamo al volo, raga. E l'ultimo tiro. Beh, 33 gliel'abbiamo fatti. Magra consolazione, raga. Sta sparando a qualcun altro. E lo sapevo io, si beccavano fra di loro. Mannaggia. Qua dentro è successo il misfatto, eh. Dov'è? Come prego? Va bene. Raga, io non so chi mi abbia preso, giuro. Mi hanno fatto tanto male però. E noi dobbiamo andarcene. Spero che non mi trovi. Eccoci. Aiuto, questo è bravo. Scappa, step. Sono scemo io. Era sotto la mia scala.
Vabbè, ragazzi, ma perché io devo beccare quelli con 14 heal che hanno il sangue nelle vene che gli pompa diritto e non vedono l'ora di massacrare tutti quanti? Ora io capisco che ci siano anche queste persone, è giusto così, però, cioè, un attimo di respiro, che caspita, fai un fight e ne ce n'hai subito un altro da fare, cioè, non c'è tregua. Però voglio vedere come ha fatto ad uccidermi, raga, perché non mi torna. Cioè, va bene che mi uccide, può fare quello che vuole, ma era sotto la scala. Era sotto la scala. Play, vediamo. Non ti vedo giocare da un po' e sei migliorato tantissimo. Grazie. Diciamo che ultimamente impanico un pochino meno rispetto al solito. Allora, andiamo a vedere Stepney. Stepney è qui tranquillo. E addosso gli arriva il nostro caro amico Chari. Chari che è infuriato e pieno di sangue nelle vene. Chiuderlo non basta mai, riesce sempre a penetrare con questa dannatissima Deagle. Fa quello che mi ha anche preso lì, disgraziato. Lì l'ho parato bene, qui è quasi riuscito a scappare, qui me ne sono andato giù perché volevo entrare dove c'è la mia trappola, soltanto mi sono chiuso da solo. Va bene, piano piano piano. Eh no, eh no, eh no bello mio, eh no. Allora, Chari è arrabbiatissimo. Vuole uccidere Stepney. Sbaglia. Io lo chiudo di là. Oh, va bene. Oh, non è un problema, morire. Figuriamoci se morire è un problema, no? Capita, come noi uccidiamo persone, anche le persone possono uccidere noi. Però a volte ci sono quelle cose, giustamente non ti tornano perché gli buildi una scala davanti alla faccia e lui ti shotta. Lo so che aveva 14 kill, raga. Quello era un serial killer della morte. Cioè, quello lì il sangue gli pulsava in vena. Cioè, aveva la vena qua che stava per esplodere. Era lì! E uccidere tutti! Ah, 17 bombe! Ah! Lui era pazzo. Che ottimo narratore che sei. Grazie. La struttura era gialla, quindi ti può colpire. Sì, io capisco che la struttura sia gialla nel momento in cui c'è una persona nel mezzo. Ma se lui non è nel mezzo effettivamente, perché io l'ho buildata davanti a me. Cioè, io l'ho buildata così. Dai, dai, su via. Mannaggia la miseria. Va bene, dai, non importa, raga, ovviamente. Avrei dovuto piazzare qualche trappola, così sarebbe morto malissimo. Vabbè. Sarà per questa partita. Ora non atterriamo più laggiù in fondo, che non c'è niente. Vogliamo un po' di adrenalina e di caos, di panico. Subito. Paradise Palms. Come piace a voi? Come sclero io, altro che. Vedrete come impazzisco adesso. È troppo divertente vederti sclerare. No, non ho sclerato, raga. Cioè. Sclerare è ben altro. Sono fatto due risate. Mi vorrei fermare lì, ma ci vanno in 13 persone, non si sa perché. Quindi andiamo da un'altra parte. C'è un botto di gente. Oh mio Dio, raga, il panico. Non so da dove partire, vi dico la verità. Guarda, parto da qui solo perché in lontananza ho visto che la pozione è a 50 e mi ispirava davvero un sacco. Vieni, vieni. Vieni da Papa Stepney. Che so berti come nessun altro sa fare. Ok. Abbiamo il pompa qua. La mitragliettina qua. Questa qua la spariamo e basta, eh. Senza stare a pensare. Magari trovo quelle da 25. Non ce ne frega niente. Farò di tutto per provare a vincere una partita oggi, eh. Ma più si va avanti, più le persone sono dannatissimamente malate su questo gioco. Non sbagliano un colpo. Lì è scappato. E va bene. E là. Io sto qui zitto zitto. Mi spuntano le corna. Che una persona non andrebbe mai fiera di questa cosa. Ma va bene. Dove è andato? Eccolo. Ho visto bene, no. Ho le allucinazioni, ragazzi. C'è poco da fare.
Oh cavolo. Ok. Adesso lo prendo io se non ti dispiace. Ovviamente non vorrei fare un torto a nessuno. Fermi tutti. Fermi tutti. Questa gliela rubo. Madonna se gliela rubo. Gliela rubo, gliela rubo. Dai, dai, fai un po' di danno. Così poco. Così poco. Non è divertente se fai così poco danno. Vai, mi tiene tipo late. Apri tutto per piacere. Preso al volo. Quello sta scappando. Tua madre. Ne sta arrivando un altro, eh. Facciamo così. Questa la prendo io. Calmi. C'è fretta? Non credo proprio. Qui c'era qualcuno, però io l'ho sentito. È di là, ok. Altro che di là, raga, è qui. Grazie. È stato davvero un piacere giocare con te. Veloce. Andiamocene che qualcuno ci sta sparando da laggiù col cecchino. Io non so perché ho ancora il vampino in mano, a dirvi la verità, ma sarebbe meglio andarsene, perché la safe è veramente dall'altra parte del mondo. Raga, andiamocene, via. Prima possibile. Non so dove sia il cecchino, spero di trovare un Rift to Go adesso. Senza Rift to Go siamo morti, eh. Questo mi potrebbe salvare il culo. Non ho ancora controllato che ci sia, quindi speriamo. Qui un pit stop glielo faccio volentieri. È Natale. Streaming natalizia. Meno natalizia che ci sia, ma almeno l'albero guardiamolo. Oh, comunque sto povnando tutti, eh. Cioè, non perdo un fight dal 22. Perché non mi costruisce, raga? Perché ho 83 di ping? Perché non ci sono Rift to Go? Troppi perché. Ho troppe domande. Ho troppi quesiti nella mia vita, probabilmente. Boh, non me ne frega nulla, io devo andarmene, so solo questo. So solo che devo scappare da qui prima possibile. Sperando che nessuno mi uccida nel mentre. Via. Vorrei fare come fatti Few, ma non ci riesco, quindi non lo fo. Ci ho provato altre volte e sono quasi crepato. Oh, questa era invisibile. 3 kill, 25 persone in vita. Ho pochissima vita, altro che. Ho pochissimi materiali. Spero che non ci sia nessuno ad aspettarmi nascosto dietro a qualche roccia, perché potrei arrabbiarmi, eh. Qualcuno ha fatto una donazione, ma adesso non riesco a leggerla. Mi stanno sparando? Che ho visto laggare. Lo so, non so come mai. Siamo in zona sicura, raga. Meno male che hanno aggiunto i quad, altrimenti sarebbe stato impossibile in tante circostanze. Io ho un vampa fucile e non mi sono neanche lamentato. Ormai mi sono abituato a sparare con qualsiasi arma. C'era un fucile a cecchino, che rimane indietro, indietro rimane. È la legge. Andiamo, andiamo. Prima mettiamo le cappe al caldo e meglio è. Il piccone assomiglia a quello del ladro.
Quello del ladro è un piede di porco. Questa è una canna da zucchero. Non è una canna da zucchero in realtà, ma un bastoncino da zucchero, vabbè, avete capito. Però sì, il principio è quello lì. Direi che possiamo anche scendere. Ciao Francesco Fontana, grazie mille. Il quad fa troppo casino per i miei gusti. Due spettatori sono davvero interessati a vedere cosa faccio. Perché? Per quale motivo? Uno se n'è andato, infatti. Sembrava strano. Vediamo. Si può fare anche qualche giocata interessante con Rampino, eh. A Pinnacoli se le danno. Se le danno di santa ragione. Io intervengo. Io voglio rompere i cojones. Non ho neanche colpi per farlo, quindi sarebbe stato meglio non farlo. Vabbè. Dettagli. Saliamo su. Dalla parte sotto di Pinnacoli non ci sale mai nessuno. Credo di essere l'unica persona del mondo. Non ho materiali, quindi non mi conviene utilizzarli per salire, purtroppo. Anzi, dovrei fermarmi a farmarne ancora, per dirvi la verità. Dobbiamo andare lontanissimo. Partiamo una cecchinata da qua sopra, eh. Adesso ho paura. Vado a prenderlo. Gli rubiamo il bar, raga. Oh, oh, fermi tutti. Giusto per scrupolo, mica per altro. Bella. No, 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 no. Bella, volevo dire. Dove siete? Crepo. Gli ho fatto tanto male, ma anche lui ha fatto tanto male a me. Oh, che noia. Ciao Leonardo, grazie mille. Comunque ho visto, eravamo fino a 14.500 prima. È lì dietro, eh. Facciamolo divertire un po'. One shottato col pompa. Dai, c'ha 34, 39 di vita. Maremma, ma ti prego, puoi crepare dalla safe. Muorici. Muorici. Muorici male. Affanculo, va. E niente, raga, mi ha ucciso. Pensavo di riuscire a farlo fuori, cioè già prima gli avevamo fatto più di 100 danni, ma lui aveva altri 100 scudo. E vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Nel camion c'era un medikit. Lo so, ma il camion era dall'altra parte. Che caspita ci arrivava il camion. Troppo lontano. Troppo, troppo lontano. Senza considerare il fatto che poi la safe stava arrivando. Cioè, io potevo scappare solo col rampino. Vabbè, comunque siamo arrivati decimi, eh. Non è che abbiamo fatto così tanto schifo. 3 kill. Abbiamo polverizzato Paradise Palms. Va bene. Va bene così. Non si sente? Come non si sente? Raga, quando dite così, io lo so che cercate di trollarmi, ma è impossibile che non si senta. Perché l'unico modo per mutare il microfono è pigiare il bottone davanti. Oppure andare sul programma di streaming e cambiare l'impostazione di registrazione di streaming. Il che è un po' improbabile considerando che sono all'interno del gioco.
Però non si sa mai, magari implode il microfono da un momento all'altro. Teoricamente io vedo la lineetta che fa avanti e indietro, quindi si dovrebbe sentire. Spero. Non lo so, eh. Sto provando a fare i quick scopes. I quickie scopi. Dove andiamo, raga? Dove atterriamo? Sì, l'avevo visto che c'era il cecchino, però non lo so, cioè a volte la mitraglietta ti salva davvero la vita. Qui siamo stati sfortunati, purtroppo non siamo mai riusciti a fargli entrare danno. Dai, andiamocene a Borgo Bislacco, che prima era andata male subito. Ne proviamo un'altra. Poi vado in cucina per capire se mi cucino qualcosa oppure no. Ci penso. Andiamo un po' indietro. Ok, questo atterraggio è molto, molto più decente di quello di prima. Cerchiamo di concentrarci e di non fare cagate. Però sto giocando tutte le partite abbastanza con calma, come vedete. C'è la cassa qua sotto. Dammi anche un bel fucile a pompa. Niente fucile a pompa. Scendiamo. Sarebbe bello atterrare e trovare un Barrett subito e sapere che tutti hanno 100 di vita e che un colpo anche nel mignolino li fa fuori. Cioè, capite? Che prelibatezza. Pompa, pompa, su pompa, su pompa, su pompa. Lo prendo solo in caso in cui qualcuno entrasse in casa e non avesse un fucile a pompa. Prenderebbe questo di silenzio, questo di bianco. Ora lo scambiamo, intanto c'è anche l'altro di là. E la madò. Caspita, quanti fucili a pompa c'avevo? Mi piaceva andare a caccia di cinghiali, eh? Mi piaceva di brutto. Non dovrebbe esserci nessuno di sotto, eh? Spero. Spacchiamo il cesso. C'è qualcuno invece. È esattamente sopra di me. Luta pure la casa, tanto non c'è nulla. Chiudiamolo fuori, raga. Veloce. Veloce, sta arrivando. Apri questa porta, dai! Apri la porta se hai le palle! Sono veramente curioso. Facciamo un rumore. Un falò. Dai, se senti che spacco puoi scendere. Non scende. Io non salgo, se lo sogna. Sta arrivando, sta arrivando. Eccolo! Mannaggia. Dura la vita da bomber. Mi sparo il medikit, lo so che ci sono le bende, ma conto di trovare il prima possibile gli scudini, eh. Soltanto che voglio andare via da qua. Qua sotto è il panico, cioè capite? Siamo incastrati completamente. Prendi questo è carico, questo è carico. Ok, andiamocene via. Altri razzi molto buoni. Questo se l'era giocata davvero molto bene, eh. Pensavo fosse uno un pochino più scarsone, invece mi è saltato addosso, mi ha colpito pure. Io forse col razzo l'ho preso, credo di sì, altrimenti non l'avrei fatto fuori in un colpo dopo. Andiamo. Andiamocene via, raga. Caspita adesso, ma è pazzo? Via, via, ma cosa fa? Cos'è? Ehi là. Kumpa. Dove stai? Ma vai, ma... No, dai. Quante volte devo colpirli? Quante? Eh? Non si sa. Cioè, ho fatto tutto bene. Tutto. Che è successo qua? Si è zoomata la visuale. È impazzito. Ok. Ogni volta che mi bugga... Vabbè.
Comunque lui doveva morire, c'è poco da fare, ma non doveva salvarsi perché ha preso una fucile a pompa nei denti, un missile e anche il colpo di sopra. Va bene, va bene, va bene, va bene. It's not a problem. Let's go. Sono un nuovo iscritto, George Gunea. Mi puoi salutare? Certo, ciao George Gunea. Allora, fermi, fermi tutti. Personaggio figo, ci piace. Deltaplano forse non ci sta aiutando. Torniamo un po' alle origini. Alle origini del male. Lo so che stiamo morendo molto meno delle altre volte, per il semplice motivo che le altre volte andavo allo sbaraglio e giocavo a caso. Cioè non a caso, però con meno cognizione di causa, non ascoltavo i passi. Adesso sto cercando di concentrarmi per cercare di fare delle partite, dei video anche più interessanti. Perché comunque se ti concentri in questo gioco e ragioni sul da farsi, ce la fai a uccidere tutti, eh. A meno che non ti arrivi lo psicopatico con la vena qui che pulsa. 20 bombe, 20 bombe! E a quel punto è un casino, capite? Ti seguo da Palermo con 38 di febbre. Mi dispiace che tu abbia la febbre. Ti dico solo che molto probabilmente per il video che ho registrato oggi con Tudor ce l'ho anche io. Quindi siamo in due. Se mi vedete un pochino più smorto è perché veramente oggi è stata una lunghissima giornata. Prima l'ho spiegato ma non c'eravate probabilmente. Sto digerendo ora la mia cena. Voglio vedere il mio Bloom come funziona. Dove andiamo? Che ne dite? Facciamo un pinnacoli pendenti proprio tranquillo tranquillo? Emanuele scrive, ma perché oggi quando muori non rosichi? Io capisco che sia divertente anche vedermi arrabbiare, ma se mi arrabbio, poi perdo completamente il controllo anche delle partite. E lì poi non riusciamo davvero a compicciare più niente, quindi facciamo che più tardi magari inizio a sclerare. No, non è vero. Semplicemente sono stanco oggi, però ho voglia di giocare insieme a voi, quindi siamo qua per questo. Sono un po' bassino, non andremo al palazzo centrale, andremo da un'altra parte. Oh, ma un lama nell'ultimo aggiornamento ancora non me lo dai? Non è che li hanno tolti? No, sai perché quelli dell'Epic Games si svegliano e dicono, sai, ma cosa leviamo il lama? Basta. Non ci piace più il lama, levamolo. Levamo il lama. Lamamolo. Ops, liscio. Oh, brutto. Vai giù lì per piacere. C'è uno, allarma, 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 allarma. La cosa buffa è che quando muoio a pinnacoli così a caso, perché non trovo un'arma, muoio sempre come 88esima persona. Sembra fatto apposta. Che poi comunque ho trovato un fucile da caccia. Vabbè, facciamo finta di niente. Nuova challenge, try not sclerare. Potrebbe essere molto carina come challenge, lo ammetto. Allora, mentre cerca la partita, raga, aspettatemi qua che torno subito. Non andate via, eh.
Sono ancora vivo! Sono ancora vivo! Siamo vicini anche alla zona sicura. Che culo. Allora. No, raga, no, non sono morto. Sono qua. Ci sono. Ci sono. Mi vedete? Sì. Mi vedete? Perfetto. Ci sono, ragazzi. Non sono sparito, lo giuro. Allora. Speriamo di trovare qualcosa subito. Se no è un casino qui. Mattone. Me ne faccio del mattone. Dai, No, hanno già aperto. È già aperto di suo. Mi sa che forse è spalancata di base. Meno male. Un'arma, un'arma mi danno questa. Perché? Che cosa ho fatto di male? Oh sì, i cessi, ragazzi, sono sempre il posto migliore. Ogni volta. Vai così. Siamo ancora in carreggiata, siamo in zona sicura. Non ho scudo, lo so, ma non importa. Non ci serve. Ok, andiamo. Veloce. Non c'è tempo da perdere. Altra cassa lì dietro, la prendo. Dammi un lanciamissili, dai. Wow, molto buono. Molto, molto buono. Facciamo così. Io sono fiducioso. Lo sparo, scherzavo. Non sono fiducioso. Ho appena sentito un colpo qua vicino. Andiamo e basta. Non serve a nulla questo. Allora, c'è qualcuno qua che spara. Fa lo spavaldino. Laggiù in fondo? No, qua. Aia. Cosa? Va bene. Va bene. Ragazzi, uno che ingrana 2 deagle su 2 dopo che gli ho fatto 46 più 60, 106 danni. Mi girano un po' gli zebedei. C'è Ganja. Potremmo fare le duo con Ganja. Aspettate che gli scrivo, Oh, mi ha scritto lui. Non ci credo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Devastiamo tutti. Mamma mia. Mamma mia. Ti aspetto sul TeamSpeak, Intanto ne inizio una. Appena hai finito, raggiungimi pure. Allora. Connected. Ora ci divertiamo un po'. Mettiamo qua. Channel switched. Ci mettiamo in streaming. Sound muted. Ciao Lorenzo Candia. Mi saluti, sono iscritto da tantissimo. Grazie mille Lorenzo del supporto. Mi sono spaventato quando si è aperto il deltaplano. Come ti sei spaventato? Perché? Lo pterodattilo è carino, raga. Tano, stasera non c'è cazzi per nessuno. Cioè, non si perde. Vinciamo tutto, Lo dico. Carico un po' il Tano, facendogli finta di credere. Sono davvero on fire, ma quando in realtà sono stanchissimo. Va bene, va bene, va bene. Arrivano le due, raga, e con le due ci divertiamo da morire. Allora sapete cosa vi dico? Visto che arriva il Tano, ci buttiamo subito al loot lake e via. È già arrivato il cibo? Allora, lo so che di routine di solito ordiniamo il cibo, ma per coloro che si fossero connessi solamente adesso, visto che sembra essere una cosa molto importante per voi quando ordino da mangiare e mangio, questa cosa mi fa molto ridere. Oggi non ceneremo insieme, scoop. In cucina non ci sono provviste, non c'è niente. Cioè abbiamo tutti gli scaffali vuoti, ve lo giuro. Scrivete a Tudor, vai a fare la spesa per Stepney che se no muore. Don't starve, giochiamo a Don't starve in real life. Ah, concentriamoci subito a manetta. Vai così. Questa è molto buona, non ho controllato se ci fosse dietro gente o meno. Si sparano laggiù in fondo. Due colpi non sono bastati. Va bene, non importa. Dai così. Bella, scudini. Mi sparo gli scudini e nessuno mi fa male. Lo giuro, lo giuro. Ok, andiamo tutto bene. Qualcuno ha preso il rift. Ok. Così piace a me. C'è un caccia. Caccia lo prendo volentieri, Anche se ormai le persone non si fermano più. Neanche un secondo. È ancora lì sopra il tipo? Non lo so. Sta ancora sparando, altro che lì sopra. Allora facciamo così. Tanto spacchi la macchina e ti spari questo. Qui sotto, tranquilli, che nessuno ci veda.
Molto bene. Io ve l'ho detto perché adoro questo posto, ragazzi. Perché c'è tutto il mondo. C'è ogni cosa. Tutto ciò di cui avete bisogno. Per esaudire ogni vostro. È ancora lì sopra? No, voglio ucciderlo. Voglio uccidere io, fermi. Dov'è? Dov'è? Che spara. Sali un po'. Appena si affaccia è morto, eh. Intanto direi di partire con questo. E questo. Mi ha tolto un botto di scudo, ma va bene. C'aveva nulla? Che poveraccio sto qui. Ho messo male. Recuperiamo il pompa. Abbiamo già 2 kill, non male. Ora ci spariamo lo scudo, tranquilli. La digo la prendo io. Ci chiudiamo. Oh. Ci chiudiamo con calma. C'è un rift to go. Lo prendiamo, dai. Oh. Andiamo. 50 di scudo. Vogliamo molto di più noi. Controlliamo che nessuno ci stia seguendo. Perché qui morire è un attimo, eh. Basta un colpo di Barret e siamo fatti fuori. Completamente. Siamo sicuri che non ci fosse nessun altro qua? Boh, vabbè, ora andiamo a prendere anche la cesta laggiù in fondo. Questo posto mi piace un sacco, lo sapete meglio di me. Mi trovo proprio bene, cioè in generale. Colpa mia. Oh cavolo! Fai che per sbaglio io entri sul tuo aereo e sei rovinato. Oh, fermi, 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 la facciamo bella. Fermi, la facciamo bella. La facciamo bella, la facciamo bella, la facciamo bella. Vai, vai. No, no, si è lasciato, si è lasciato. Scendi in fretta, veloce. Addosso, raga. Non sparava. Non c'erano colpi dentro. Va bene, va bene, va bene. Avevo in mente un altro piano, ma va bene lo stesso. Ops. Scusate. Allora, facciamo così. Questo lo scambi. Questo pure. Questi li prendiamo. Non ho cure. Ci sono delle bende laggiù in fondo, se mi ricordo bene. C'è l'aereo anche da prendere. Oh, zitti, zitti. 4 kill abbiamo. Ricarichiamo tutto. Pompa importante. Cioè, ho rischiato di morire perché il pompa non era carico, raga. Controllate sempre di avere le armi cariche prima di fightare, altrimenti fate la finuccia di Stepney. No, che in realtà mi sono salvato, non si sa come. Sono stato fortunato, eh. Andiamo a recuperare le bende. Ne spariamo un paio subito. Magari ce n'è una sola. Ciao Lilia Panattoni. Mi saluti, mi chiamo Tommaso, grazie. Ciao Tommaso, un salutone. Farmiamo un po' di materiale. Avete visto però che bello? La gente arrivava a manetta addosso a noi. Bello fino a un certo punto, perché li abbiamo gestiti. Se fossimo morti avrei detto: ma che palle, sempre tutti addosso a me. È la vita, è la vita. Sempre stata. La gente che è arrivata col caddy. O volevano venire a tutti i costi qua. C'erano altri materiali, 10. Magra consolazione. Tranquilli che ora ci mangiamo un po' di mele e risaliamo un po' con la salute, eh. Tanto farmiamo dei materiali. Tanto 4 kill non sono affatto male, anzi, mi vanno benissimo. Avresti bisogno di uno scudone, lo so. Lo so bene che avrei bisogno di uno scudone. Tranquilli, adesso lo troviamo. Allora, intanto mangia le mele. Ce ne sono 2 qua, 3 qua, 4 qua. 4 mele, ce ne sono altre anche dall'altra parte, eh. A 150 ci arriviamo senza troppi problemi. E la Madonna, addirittura uno ha scritto: sei diventato fortissimo. Mi piacerebbe. Sono forte almeno la metà di quanto non sia una bottiglia di aceto.
Voi andate in cucina, aprite l'aceto, dite: mamma, mi dai l'aceto, voglio fare una cosa. Annusate l'aceto. Vostra mamma vi guarderà malissimo e starà pensando: perché mio figlio deve già drogarsi a 12 anni? E voi le dite: è forte, però non sempre è meno forte, le dite. Sempre è meno forte l'aceto. Sto dicendo stupidaggi, mi rendo conto, devo andare via. Devo andare via veloce. Mangia tre mele, sgomma. Sgomma step, sgomma, sgomma, sgomma. E te ne devi anna. Sta arrivando a storm e non puoi sta qui a crepa. Via. Vola. Oh, 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 oh. Brutto. E parti. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Con un po' di volta a stomaco, ma ci siamo. Non sono molto bravo a pilotare gli aerei, scusate. Non sono studiato. Andiamoci nel cratere, va? A recuperare gli ultimi scudini che ci mancano. Secondo voi lì c'è ancora qualcuno? Vabbè. Comunque ho scoperto che l'aereo toglie vita se ti colpisce. Cioè, se ti hai lo scudo, ma ti colpisce l'aereo, muori lo stesso. Se hai poca vita, ovviamente. Tranquilli, facciamo un parcheggino proprio sereno, eh. Così. Vai, si sarà rotta solo mezza ala. Va bene, vabbè. Ah, bellino. Mangiamo i funghi. Farmiamo materiali. Cerchiamo di arrivare di nuovo a 100 di scudo. E io ho solamente una pozione, quindi devo fare prima possibile una kill di qualcuno che abbia pozioni. Ovviamente. Potrei andarmene a giro con l'aereo, è vero, eh. Lo ammetto. Però prima prendiamo i funghi, poi vado. 4 kill, 15 in vita. Sarebbe davvero molto bello se per una volta riuscissimo a vincere prima di andare a giocare col Tano. Andrei a giocare con molta foga. Hanno riftato qua vicino. Ho tutto carico, vero? Sì. Ho le trappole? No. Va bene, lo stesso. C'è un funghetto lì. Ne mancano due, dai. Uno qua. Uno qua e uno è là dietro. Mentre torniamo a prendere l'aereo. Ce n'è un'altra ancora. Il deposito dei funghi. Andiamo. Andiamo a prendere l'aereo, va? Dai a tutta step. Grazie Chiara. Grazie mille. Ciao, io vado. Ciao iProGamer. Alla prossima. Prendo anche un po' di metallo, che schifo non mi fa. Ma tutto questo mattone da dove è arrivato? Non è che qualcuno aveva un lama e non me ne sono accorto? Probabile, eh. Via. Si riparte. Manovra, calma, calma, calma. Ok, si può andare. Saliamo un po' di quota. Anche se fermi. Fermi tutti. Saliamo di quota un bel niente. Muore? Muore secondo voi? No, non muore. Non muore perché hai palloncini. Aha. C'è un altro che mi spara o sbaglio? Aiuto. Calmi. Disgraziato. Quest'altro dov'è? No. Dai, per una volta. Ve l'ho detto che sono on fire, raga, non mi credete. Dovete credermi se vi dico che sono on fire. No, che sto facendo? Va bene così, alla grande, via, 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 via. Flippa sto hot, va, vaffangala. Via, 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 via. Oh, raga, non parte l'aereo. Non parte l'aereo. Oddio. Che salvataggio epocale. Ehi là, calmo. Sei agitato? Lasciami in pace. Via, via, non ce ne frega nulla, eh. Andiamo in zona sicura. Abbiamo vinto un bel fight lì, devo ammetterlo. Me lo parcheggi qui qua, se non ti dispiace. Allora, noi adesso troviamo una slurpettina piccolina. Ho
Non potevo chiedere di meglio, raga. Non potevo chiedere di meglio. Cioè, sì, la snurpettina sarebbe stata meglio, però va bene, eh. Nel senso, non fraintendetemi, va benissimo. 100 scudo, non ce l'avevo neanche prima. Che bellezza. Tano, non so se stai guardando la streaming, ma sto arrivando e sono on fire. Boia, se sono on fire. Due scar, silenziato o no? Silenziato no, 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 no. Ho perso tutti i materiali che avevo però nel fight di prima, eh. Bello! Mannaggia. Shit! Ho solo 3 colpi di Deagle. Mannaggia la miseria. Ulala! È il mio compleanno? Per caso, eh? Chiedo. Giusto per. Leva la Deagle. No, riprendi la Deagle. No, lasciamo la Deagle, raga. Stiamo senza. Che dite? Serve l'aereo? Secondo me no. Potrei farne volentieri a meno. Dovrei farmare materiali, però. Combattere con questi pochi materiali non è mai bello. Anche le pozioncine piccole. Perché sto portando sia la mitraglietta sia... Sono scemo? Raga, scusatemi. Mi ero completamente distratto, non me ne ero accorto. Con calma, 9 persone in vita, 5 kill. Discrete pure, azzarderei a dire. Sei il più forte di tutti, grazie. Quando fate salire il mio ego alle stelle, mi piace un sacco questa cosa. Perché poi ci credo. E quindi per l'effetto placebo, stavo per dire. Per l'effetto placebo sono più forte davvero. Funziona così. C'è un aereo in cielo. Non so se mi ha visto, spero di no. Lascialo girovagare in quella. È per questo che dovrei prendere un aereo. Anche solo per tirare giù quell'aereo. Prendo questi 3 alberi e ce ne andiamo, eh. Promesso. Andiamo, andiamo. 500 materiali vanno più che bene. Anche se un po' di mattone in più. Schifo a me non fa. Laggiù stanno combattendo di brutto, eh. No, è morto. Non so se il tipo mi ha visto sparare, spero di no. Via. Vola, 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 vola. Dall'altra parte, mi ha visto. Confermo, mi ha visto, mi ha visto. E ce ne andiamo via. Aia. E lasciami in pace, li mortacci tua. Lasciami star. Tu spari a Stepney. Stepney ti spara. Non si fa. Non è bello. Oh cavolo. Mannaggia a me. Troppo corto. Mi ha fatto a prendermi. No, non bello, non bello, non bello. Non si fa, non si fa. Wow! Shh! Silenzio, raga, un attimo. Così imparate a non andare addosso a Stepney con l'aereo. Chiaro? Bene. L'altro dov'è? Qua non c'era un'altra persona. È morto! Me l'ho anche rubato l'aereo! Ah! Mannaggia! Che cosa ho fatto, raga? Folle! Che cosa folle! Va bene, va benissimo, andiamo. Si riparte, si riparte. Zitti tutti e via! Allora, la zona sicura è davvero piccolina, eh. Molto, molto piccolina. Quindi potrei anche presidiarla e aspettarli. Sono in 6. Uno di quelli che avremmo ucciso sarà stato uno competente, un minimo. L'ho visto, eh. Sono... Ops. Sono duri gli alberi, eh. Più di quanto ricorda... Oh, oh, oh. No, 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 non si fa.
Ciao Francesco Battisti, benvenuto. Benvenuto, mortacci mia. Ma i miei mortacci mia. Però sono stato silenzioso, eh. mannaggia. User was out of your channel. Che partita hai perso, cazzo. Lo so. Avevo giocato bene fino alla fine, poi niente. Avevi fatto una place sull'aereo. Lo so. Quello lì, caspita. Oh, non riuscivo a prenderlo. Non lo so. Vabbè. Comunque, no, mi sento in forma. Sì, sì, ti vedo in forma, dai. Mi vedi abbastanza carico? Sì, carichissimo. Ragazzi, una molla. Peccato, l'abbiamo persa, ma ora col Tano le vinciamo tutte. Eccolo. Tutte le vinciamo. Tutte. La terra nemmeno. Aspetta che ho lanciato il poggiapiedi. Ti ho visto, hai un po' smattato. Mannaggia. È che dovevo semplicemente farmi i cazzi miei e non andare a cercare quelli fuori safe, perché stavo bene così. Quello, quando lo mancavi, ti dovevi coprire, tirarti una pozzetta e poi risparare. Mannaggia. È la foga. Hai una foga dell'uccidere. Sì, voglio vedere il sangue. Finché non leggo hai eliminato, io ho diritto. Dai ragazzi, si fa le duo, eh. Che le duo sono sempre un pochino più frizzantine, perché c'è il combattimento, si sicura, si fa le tattiche. Silenzioso ma letale. Allora, io direi per partire proprio tranquilli. Ah, va bene, mi sembra giusto, riscaldamento, no? Sì, no, così, giusto per... Tranquillo. Hai visto il blocco nuovo? Sei mai stato? Sono stato, ma ti dico la verità, non mi fa impazzire quel posto. Ma l'hanno messo ora? L'hanno messo l'aggiornamento di stamattina, se non sbaglio. O di ieri, No. Io prima ho giocato una partita alle 6, tipo. E non c'era? Non c'era, no. Ma io stasera non ho fatto nessun aggiornamento. Boh. Neanche io, stavo giocando e a un certo punto l'ho visto, cioè... Non so quando è uscito, sinceramente. Ah, secondo me potevano far di meglio, eh. Però, vabbè. Non parliamo. Ci sono stato una volta sola. E sono morto subito, sicché. E ora si andrà una volta sola a Pinnacoli e creperemo qua. Dove andiamo? In quale casa è Io sto andando nel mezzo, ma c'è un botto di gente. Va bene, io non vado lo so. In questa casa sopra, eh. Ok. In pompa. Non so quanto sopravviverò, te lo dico. Perché io? Senti una trappola dentro la casa. Non è la mia. Scudo. Sparo subito. Cerco di venire il prima possibile giù da te. E pensa a non morire poi. Ce l'hai un pompa? No. Te lo porto, eh. Ce l'ho trovato. Tano mi rassicura. Cioè, pensa a non morire, arrivo io. A posto. Va bene. Stanno pushando. Te? I think. No, aspetta, arrivo. No, arrivo io. Sto venendo da te qui sotto. I palloncini me li levo, li tengo. Sto sotto di te, eh. Sei te giù? Sì. A posto. Il palazzo è nostro, fuori si stanno massacrando, eh. Sento. Faccio un'apertura nel muro, vediamo se riesco a vedere qualcosa. Ho trovato una pozza, hai mini scuri se per caso? Aspetta, sto combattendo questi fuori. Scusate, ma la mia bomba dove caspita è andata? Sono hai scappate. Mini scudi? No, nulla, fa schifo. Mi tiro la pozza grossa. Ha laserato uno, ha perso tutto lo scudo. Vabbè, quanta gente c'è qui, mannaggia la miseria. Aspetta, fa un po' di pulito, eh. Mm-hmm. Tu la dinamite, quindi. Sì. Ma quelli davanti non avevano tanta vita, te lo dico. Evidentemente quanto basta per non morirmi. Oh. Che è successo? Aereo. Stai dentro, spacca i cessi. Stai tranquillo. Io sto arrivando, sono ancora qui dentro. Sto cercando le bende. Le bende qui da me ci sono. Arrivo.
Madonna oh. di Dio, è quella che ce l'ha messa. Va bene. La trappola che avevi sentito, no? La trappola avevo sentito, bravo. Ma tu non hai ucciso nessuno in questa casa, giusto? No. E dove caspita è andato? Non lo so se è uscito. Vabbè, avevo, bende. Avevo 34 di vita, quindi buona. Eccole qua le bende. C'ho 30 invece di 34, poco male. Curiamoci. Perché non streami su Twitch? Perché sono io youtuber. Quindi streamo su YouTube. La gente ride perché muove dalle trappole. Non è divertente. È sfiga. Comunque ci hanno scardorato e hanno preso quelli nel palazzo centrale, te lo dico. Aspetta, lottiamo qui. C'è altra roba? Sei stato all'albero di Natale? Albero di Natale no. Ci voglio io, vai, non c'è nulla tanto. Nulla di che perlomeno. La trappola. Bende. Nient'altro. C'è la cassa qui sotto? Ah, sì. Vieni. Eccolo che arriva. Beh, nulla. C'ho il Gatling se vuoi fare un push aggressivo. Come? C'ho il gatto. E allora andiamo, scusa. Arrivo. Panico, si mira alla testa, si fa piazza pulita. Cioè, meglio di eliminare un'ordata di zombie. Vengo, 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 vengo. Il problema è che non ho materiale. Tra tutte e due. Oh! Vabbè. Madonna. In cima sopra. Al palazzo centrale mi ha laserato completamente. Ecco, sta scendendo. Mi sto curando, eh. Sì, sì. Poi, ho sentito che hanno preso. Hanno tirato una fortezza? Sì. Bene. Provo a tenerli d'occhio, ma vedo solo te lì dentro. Stanno pushando in due, Step. A te? Sì. Arrivo. Da su o da giù? Da giù. No, da su. Io sono in cima al palazzo, Questo è loro. Uno sta ballando. Uno sta ballando? Dove? Sopra, sopra, già spiegavo la buchi. Granate a manetta. Vabbè. Non mi uccide, ti prego. Va bene. Immortals. Sì, ora io non voglio dire niente, però... Un palazzo, una stanza e la parte accanto con albero di Natale. Non ho trovato 25 di scudo. Va bene. Vabbè, la prima è dei bambini, no? Ti torna, giusto? Torna, torna. Perché duo don't feel se siamo in due? Sì, so. Hai visto hanno messo le 33 contro 33 contro 33? No, non l'ho mai... non l'ho provata. Non l'ho provata nemmeno io, però... Cazzo stai facendo? Schiaccio una mosca. No, non sto provando. La bottle flip challenge. Sentivo una mina. Allora, siamo in live da 1 56 minuti e 25 secondi. Proprio preciso spaccata in millesimo. E tutto va bene. E staremo in live... non lo so, Alessio quando va via, non lo so. Comunque io... fino alle 23:30. Vediamo come mi sento perché oggi è stata una lunga, lunga giornata. Non si può spoilerare, purtroppo. Oh, bello. Anche meno, Lo sai, probabilmente mi pentirò di dirla questa cosa, ma sto rivalutando il vampa fucile da 3. Beh, hai fatto bene a pentirti. Cioè non si deve fare. Non capisco perché non lo levano ancora. Però ti dirò, quando ti entra l'headshot godi tanto. Ah sì, ha voglia. A me uno quando può... senti il 50. No, ma è partito. Vai, ma si butta senza dirmi nulla lui. Vai tranquillo. Lo stai andando, dimmilo. No, dove? Non lo so, non lo so. Io sto guardando te, ma... Andiamo qui. Qui dove? Oddio, laggiù in fondo. Andiamo in deposito, non lo so. Vieni qui alle fabbriche, dai.
Mi sono distratto, ho premuto il tasto. Qui alle fabbriche, qui, qui. Alle fabbriche qui? Sì. Taste lì, come cacchio. E lei in motel, quello, i diner. Motel. I diner, sì. E down. C'è gente, te lo dico, è un casino. Aspetta, forse riesco a prendere la cassa fuori. Sempre se non crepo prima. Oh, cioè in due cose. Non morire. Ah! Non mi morire. Bello, c'ho un pompa. Troppo tardi. Cosa? Troppo tardi, questo c'ha. E sei? Scimette. Bravo. Arrivava preciso. Sì. Oh, good job. Non potevo lasciarti morire. Fatto bene, sembrava giusto. Allora, cos'è che abbiamo di buono in questo posto che ha scelto il Tano? Un altro fucile a pompa. Ah, sai com'è? L'avevi scelta across the map. Poi cosa c'è sopra? Dei meteoriti. Comunque i meteoriti hanno un botto di ferro, quindi io dico, ma in realtà sono buoni. Oh, c'ho le pozzette. Ma intanto prendo un po' di materiale, così ce le abbiamo prima di uscire da questo posto schifoso. Dimenticato da Dio. Sai dove potremmo andare? A Tomato Temple. Anche volendo. Io non ho una R ancora, sto solo col pompa. In teoria dovrebbe essere pieno di vampa. Lo sono. Che se non ci sono, sono nascosti. Forse li trovo solo tanto io. C'è un altro pompa. Quattro fucili a pompa ho trovato. Vieni qua, oh. Mettete intanto due shield, tieni. Perché c'è una granata sola? Che ce l'avevo io, l'ho droppato. Okay. Ce n'è altre sotto, Ho droppato le pozzette qua giù. Qui, oh. Si nascondono. Buono, operativi. Vai così a manetta. Qui c'è un vampa e una slurp. La slurp me la tiro io, Vampa verde, Vengo a prenderlo, sono devastante con quell'aggeggio. Facciamo così. Dov'è S? Fa fuori. Ah, bellino, sotto l'albero di Natale, aspettammi. Secondo me si può andare. Dove si va? Qui non è lootato, Ah, c'è un medico, qui lo porterò io. Ti servono i palloncini, li vuoi? No. Ci muoviamo più in fretta. Mi piacciono, sinceramente. Ho un medikit. In realtà la gente li ha apprezzati solo nel momento in cui servivano per uccidere il tipo che aveva la spada. Però anche un falò. Falò è buono come il pane, Dove vai andare? Immagino già dopo la scena quando saremo gli ultimi due contro gli ultimi due e ci ricaricheremo la vita con il nostro falò. E sai che ti dico, facciamo così, vieni qua. Sì. Guarda come si fa, So che non ti piacciono, ma uno aiuta. Aggancia e andiamo. Vai. Ah, rimane? Non lo sapevo mica. Dall'ultimo aggiornamento sì, questa è l'unica cosa comoda per cui ora puoi tenerlo magari uno così a caso. Tomato Temple, dove non c'è nessuno, dove si fa la pacchia, la bella vita. Bene. Poi per fortuna hanno tolto il drop del palloncino dal tasto con cui si saltava, perché prima saltavi in volo, lo toglievi per sbaglio. L'hanno messo su shift. Dove? Su shift? Sì. Cioè, perlomeno io ce l'ho su shift, poi non lo so te come l'hai settato. Per rilasciare il pallone. Ah, io ce l'ho su C. Allora vuol dire che te ti crouchi con C. Sì. Ok, infatti io mi croucho con shift. È una questione di abitudine. Comunque giuro che ora buildo un pochino meglio. Oh, 2-2-2 davanti. Visti? A me, 15. Vanno intercettati di qua però. Vieni, questi pigliano una digolata. 52. Vado. Io pusho, come se non ci fosse un domani. No, pazzo. Sto andando. Pazzo. Sto andando. Aia, mi ha preso. Che sfiga. Oh!
Uno è laseratissimo, non mi morire. È una parola. Questi volevano solo uccidere me, voglio vedere quanta vita. No, non lui la... Ah, sei te questo. Maremma santa, oh. Sei un pazzo maniaco, Cuscio, un dannato. Sì, ho capito. Mi sono agganciato alla sua scala per salire su. E tu l'hai distrutta. Una sfiga assurda. Ragazzi, ma è questo il bello. Cioè, proprio senza paura, a diritto. L'obiettivo è uno solo, portare in tomba tutti. Torna? Sì, sì. No, comunque, che... comunque questa era partita male perché siamo atterrati in un posto tremendo, eh. Sì, ora io non so, a parte nelle skirmish, chi atterri in quei posti lì, sinceramente. Perché come c'è terra? Esci da lì e non c'è nulla. Però farmi. Non c'hai nulla. Cioè, ho trovato un po' perché era nella cassa, ma la, il vampa da tre colpi e la mitraglietta bianca. Cioè, mi sono fiondati addosso con... P90 e mitraglietta blu c'aveva uno. Non è che ti sono sfiondato addosso. Gli sono sfiondato addosso. E poi non mi hanno dato tregua. Ovviamente. Ussami. No, guarda questo. Va bene, cadere sui denti. Ne spara nemmeno per sbaglio, okay. Adesso dimmelo prima di buttarti magari. Ho sbagliato. Dove andiamo? A dove vuoi? Mi te? Troppo tardi, sì. Ormai, mi sono lanciato. E lui non... Ah, ti sei buttato, ok. Sì, certo mi sono buttato. Aspettavo l'approvazione. Mette il punto, ma dice troppo tardi. C'è un lama, io mi fermo qui. Eccoci, qui dove? Lo vedo, l'ho visto il lama. Vengo con te allora, dai. No, vai là, ti raggiungo. Sì, certo, mi raggiungi, across the map. Ti raggiungo, prendo un quad, giuro. Sì, capito, una volta sei arrivato, senza armi, voglio vedere che fai. Cosa mi fa ridere? Oddio mio. Che siamo di nuovo al motel. Ma perché ti do retta? Siamo di nuovo al motel. È un cavolo di... No, vabbè, easy. Eccoci, c'è uno mi sta è arrivato con la cosa. Hai armi? Non ha niente, non ha armi. Vai, piccolalo. Non gli fa prendere, non glielo fa prendere. No. Dagliene. Si è fermato. Sto arrivando. E dimmi che sei un bush. Sì. Prendami mano. Vieni qui. No, ma quanto è veloce. Oh. No. Oh. È caduto su un albero. L'ho visto. Glielo do lo stesso, No, è caduto di sotto. È ancora vivo? Oh. Dov'è? Vedere come sia possibile. Sta scappando. Non gli sto dietro. E se le dà a gambe. Non ci credo. Arrivo. La missione è prendere. No, ha preso il cazzo di quad. Allora nulla. Allora niente. Ci dispiace. Ti ritroverò prima o poi. Ti è schiantato, Step. L'ho visto, è sceso, di nuovo qui. Step, se prendo un'arma e ci ammazzo tutte e due, si ride. No. Trovata! Il bump. Dov'è? Sta scappando, eh. È di lì da te, eh. Non so se hai un'arma, ma spero di sì. No, ce l'ha lui l'arma. No, non ci credo. No, un po' un pompa, insomma. Ci ha cecchinato. Cosa? 31 HP c'aveva. Abbiamo perso anche questa sfida. Contro un... No, dicevo quel lama. Avevo una pozione da 50 e non ho sparato perché ho detto... Vedi che figure facciamo per un lama? Ragazzi, la vita è una sola. Qualcuno lo scrive in chat. E il lama non è tutto in questo gioco. Ho capito, ma vedi 600 materiali lì che ti dicono prendimi. Prendimi! Con quale coraggio? Ma materiali li fai subito. No, il problema non è fare 200 legna, il problema è fare 200 mattoni e 200 metallo.
Lo so che 600 legna si fanno in fretta, però farmare 600 di metallo è una rottura. Quello cosa ha fatto? Ha preso un'arma e ti ha preso il lama. Quello ha preso un'arma, ha preso il lama e ci ha uccisi entrambi. Ragazzi, non può essere sempre domenica. Non a caso, oggi è mercoledì. Basta, ora impegniamoci per piacere. Allora, facciamo così, scegliete dove andiamo. Io seguo solo i tuoi ordini, perché te il leader sei te, vai. Ci ha messo il punto. Va bene. Ci sto. Mi piace. Sei pronto? Sì, sì, siamo carichissimi. Come ballonzo a sto Babbo Natale. Via. Ti butti sulla scogliera o di qua? Eh? Sulla scogliera? Vabbè, in realtà credo sia quasi indifferente. Cambia davvero di pochissimo. In che lato arrivi? Lato sinistro. Dove c'è il punto arancione. Vedo. Anzi no, arrivo prima. Sono parecchio basso. Arriva alla prima casa qui, eh? Questa qui sotto? Punto blu, sì. Vado in quella davanti, allora. Non c'è nessuno. Zitto. C'è solo io e te. Infatti c'ho uno qui in questa casa mia. Solo... Giustamente. Solo io e te. Datemi un'arma. Un altro vampa fucile, incredibile. Ora ho detto mi piace, mi riempo. Stai attento, Ale. Oh, madonna. Questo col vampa mi ha fatto un danno folle. L'hai buttato giù? Sì, l'ho buttato giù, ma sono morto perché c'ho uno sopra. Sto arrivando, eh. Dammi tempo di recuperare questa pozione a 50 e ci sono. Ma non me la sparo neanche per venirti in soccorso. L'ho preso. C'ha 50 vita, eh. Preso, ucciso, a terra. Non era il compagno di quello di prima. Ma cosa ci fa lì? No. Allora io ho prefairato accanto al muro e non l'ho colpito. Lui mi ha ucciso in un colpo. La cappa, easy. No, queste cose mi dispiace ma non mi torna. Cioè non ha senso. Ogni volta c'è cioè, quello con il vampa mi ha lasciato a 19 HP e io col pompo l'ho hitato due volte. Non moriva. Sì, ho capito, però questo qui, se io prefairo prima del muro e non lo colpisco e muoio, che cosa significa? C'è qualcosa che non va in questo gioco. Qualcosa. Sì. Mamma mia, io voglio il personaggio Caetano. Mamma mia. Cosa vuoi? Il tuo personaggio? Renegade Raider. Eh? Renegade Raider? Sì, quella lì. Insomma, siamo partiti in pompa magna. Oggi si vincono tutte e si sta facendo pietà. Sì, abbastanza, dai. Che vuol dire secondo te? Perché ho così alto il ping? Quanto ce l'hai? 40. Beh, io ce l'ho 32. Ma io sono abituato a giocare a 12, a 20. Te stai streamando. Poi dipende un po' da server, sai. Ciao Zanzara! Grazie mille, un bacione. Oh, abbiamo 6.660 spettatori. 6666. Forse per questo non si vince. Forse per questo, sì. Dai, me lo sento, questa è quella buona. Sono un botto di gente. Sono un po' cortino, Non vorrei dirtela, ma sono un po' cortino. Sono tanto cortino. Sono cortissimo, Ale. Turnica. Ah no, sei già lì. Un problema. Vediamo se riesco a venirti incontro. Bravissimo. Allora mi fermo alla cassa, Dammi il pozioncino, ti prego, qualcosa di buono. No, c'ho altra gente in questa casa. Madonna, ho detto mi piace il vampo, ora trovo solo quello, Ale. Ho trovato i due. Anch'io c'ho quello. Due. Non uno. So io, Il problema è che non ho un pompa io.
39. 21. No, vabbè. Vabbè. Sopra il tetto. Bene. Fatta la sua scendere. Eh sì. Voleva one shottarmi, invece l'ha preso nei denti. C'è altra gente nel centro, c'è anche un medikit lì che vorrei tanto prendere. Dove sono loro? C'è sicuramente qualcun altro, eh. Ma c'è un lama dorato. Ah no. Lama dorato. Sono ubriaco, lascia perdere. Sono ubriaco, lasciami perdere. Eccoli, c'è gente davanti alla casa, quella a sud. Sono chiuso. Due. La casa quella a sud. Io sono one shottabile, eh. Vieni, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Merit, c'è. Visto. Grazie. Non io pensavo tu stessi pushando. Niente, no. Gli ho preso, gli ho dato una mina in testa che... Però sono due, eh. Che si fa? Easy. No, vabbè. Io mi... Eh? Ha sparato senza mirare, with a no scope sniper, leggi. Guarda questo. Sta mirando, eh. E ora come fa? È un casino. È un casino. Leggi in chat, leggi in chat. Hai visto? Cosa? No scoped Stepney. Vuol dire ha sparato il cecchino senza mirare e mi ha preso. Vai, vai nei replay. Che fastidio. Seriamente? No, c'era scritto no scoped Stepney. Vediamo. Voglio controllare. Col cecchino blu, quello normale. Hanno il replay? Sì. No scoped step. Va bene. E a noi. Vuol dire che questo saltava e mi ha preso. E poi, cioè, perché a te? Allora, vediamo. L'altro è, credo che sia questo di... No, chi è? Io sono già a terra qui, ok, aspetta. Chi è quello col cecchino? È lui, ce l'ho. Gameplay. Vediamo il nostro caro amico che ricarica. E a un certo punto dice: aspetta, sai, quasi quasi ora gli vado di no scope. Ti vede. Vede me. Te ora dici: sai che fo? Li puscio. Salta. Spara due colpi a te. Vede il mio palloncino. Ah no, mi ha preso l'altro. Aspetta, ho fatto un fail pazzesco. Avevano entrambi il cecchino, scusami. Devo rimettere indietro. Allora, qui sta mirando come un porco, eh. Allora, mira o no? Guarda che schifo. Brutti si è proprio, brutti. No, ha mirato come un barbone, eh. Allora? No, ha mirato, ok, ha mirato. Non so perché in chat c'era scritto no scope... E il fucile da caccia non ti ha sparato senza mirare. Angelo Cinotti, ti sbagli perché aveva un fucile normale e ha mirato. Buono. Dall'aspettativa si vincano tutte a questo, c'è un bel divario, però. Ale? No, è morto Alessio. Mi senti? Io ti sento. Te mi senti? Sì, sì. Comunque... unlucky, molto unlucky. È super unlucky, azzarderei quasi a dire. Se trovo un altro vampa da tre colpi, ora me lo faccio riandare di traverso di nuovo. Ho detto una volta che mi piace, sto trovando solo quello. Tu mori? Immagina se tu dicevi che non ti piaceva. Ma questo? Cosa? C'è un omino di marzapane a brustolico? Quella nuova, te la vedi. Quella nuova?
No, non è nuova. Cioè, in pratica chi l'aveva. Te ce l'hai l'omino di Mezzapane? No. Chi ce l'aveva gli hanno dato delle cose gratis. Laridi. Senti, un posto Sì. Tranquillissimo. tranquillo. Vuoi andare a Tilted? Ovvio. Oh, si muore subito. Tu lo dici te, si muore subito. Impegnati, concentrati. Va bene. Concentrati. Concentriamoci. Digrigna i denti. Mi grigno i denti. Metti il coltello fra i denti. Coltello non ce l'ho. C'ho una penna. Quale Vediamo. casa? Quale casa? Quale È il fa? palazzo Palazzo centrale, no? centrale. Ok. O se no, quella sgangherata. Io No. sono a Palazzo centrale. Va bene, è nostro. Ok. Qui sotto hanno aperto la cassa, quindi vai aggressivo. Stanno scendendo, eh. Io non ho nulla, eh. Non ho nulla, Una a nulla. terra. Dov'è l'altro? Nulla. Buono. Che sta sparando come un matto. No, raga, sta laggando. Madonna. No, non vanno colpi, Ale. Step, 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 dai. Siamo vivi, siamo vivi. Tieni questo, tieni questo, tieni questo, tieni questo. Io giuro sulla mia vita e non so come. Un pompa, ma non c'è un pompa. No, perché? Torno indietro, Esci dalla aspetta. po... esci da quella Sono cazzo di qui sotto, trappola. sono qui sotto. Dov'è la trappola? Mi stanno pushando. Chiudi. E lasciamo tutto aperto, eh. Allora, Merit, ce l'hai ancora? io ti giuro, a parte ha laggato tutto perché qualcuno ha attivato la TNT. Medit ce l'ho ancora, lo sparo? Vai, che dici te? Ok. Immagino un 30 HP. No, pensavo lo volessi tu. L'ho No, sì, io. detto solo per questo. C'è gente davanti a me, non gli posso sparare perché non ho colpi. Non mi richiude. Lascia aperto. Ah, guarda là, anche la pozza c'aveva. Allora, step. Ah, ne ho trovato due vampafucili. Io non ho Due. un pompa. Tieni una R, tieni, 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 tieni. Ok. Che bello. Back again. Oh, un bellissimo tac, grigio. Arrivo, eh. Disavventure di Steppi e Gangan. Ti seguo a Là, ruota. c'è rimasto nulla, che qui crolla tutto, se... C'è gente qui Sì, davanti, eh. sento. C'è anche Ho la cassa da visto prendere. Ma vai, ti uno. Che copro. fa? Roba Oh buona. La no, no. TNT piglia, non Forse. sa mai. Gliela vergo addosso. Giusto per far laggare un po' il server, capito? Ha Oddio! ucciso? Sì! A caso, TNT a caso dalla finestra. C'è C'è altra gente, c'è altra un gente. forte portatile qua, eh. C'è altra gente. Visto, visto. Preso. Bella Madonna. Bello questo. Madonna, c'ero quasi riuscito. Qua, quasi, hai detto bene, quasi. Detto quasi perché io sono sincero, quasi. Va bene, si è fatto il panico. Panico, sì. Quante kill? Io. C'è gente, mi sa, eh. Laggiù in fondo. 54. Madonna che gli ho parato. Ci coordiniamo? Sì, vai sopra il portatile. Madonna C'è altra gente di Dio. ancora. È successo un guaio. Uno qui è bianco, Dov'è? Ah, ok, ho visto. Fatto fuori. eh. Hai ucciso? Sì, è a terra. Finiscilo, finiscilo. Voglio vederti morire. Voglio vederti agonizzare. C'era altra gente, eh. Eccolo, eccolo, sta venendo là sotto. È Easy. morto. Ok.
È stata un po' crudele sta cosa, ma sti cavoli. A K o... Allora, lancia granate, quante granate abbiamo? No, pochissime. A K o R? Come ti trovi meglio te? La R. Porta, però senza pozzette, qui siamo di gatto. Dobbiamo finire di lootare tutto il resto, perché sicuramente c'è avanzato qualcosa, eh. Cioè, io ti dico la verità, secondo me qui non è entrato nessuno. O poca gente, perlomeno. Guarda, no, la cassa aperta. La porta è aperta, ma non c'è la cassa. Magari su? C'è la cassa, eh? Vabbè, luta, luta. Io vado a lootare di qua. Bello, sto scontro a Pinnacoli mi è piaciuto. Pozioncine. Buono. Non te le posso prendere, però, come si fa? Arrivo, vai. Looto qui la cassa e arrivo. Cioè, devo lasciare il medikit. Non so beh, se Scar qui, Scar qui. Non so se hai un altro medikit te, eh. Sì, c'è un altro medico, tio. Ok, allora vengo. C'è lo Scar, lì, c'è lo Scar. Lo vado a prendere. Dove sono le pozzette? E dove c'è la cassa qui sopra? Ok, ok. Ah, è servizio, te le trovo, ti fo la scala. Dimmi che non sono amichevole. Ascolta, lo porti te allora al medikit. Sì, dov'è? Qui dentro? Medikit è qui dove sono io. Si è fatto a cambio. Lo porto, aspetta. Non te la volevo rubare, stai tranquillo, ce l'ho anch'io. Lui subito a pensare male, lo so, sai. No. Grazie, Loriten. Ma qui dentro vogliamo andarci? Per vedere se c'è 100 scudo? No, lo so, solo di l'aria. Qua c'è una cassa. Sopra sei stato? No. Nulla. Buono. Meglio, perché a noi ci piace non avere nulla, quindi va bene così. Sì, sì. Ci piace andare a giro con meno vita di quella che c'ha l'altra gente, così c'è più sfida. Più divertimento, non credo. Che ho trovato. Hai lootato un po' malino, eh? No, io ho preso solo la cassa lì e basta. Male, male, male. Che hai trovato? Pompa nobo. Che pompa avevi? Pompa verde normale. C'è un fucile a caccia, ci serve, otteniamo le deagle. Io ho un Barrett. E le deagle. C'è un Barrett, sei sicuro di volerlo usare? È pericoloso, eh? Sta arrivando la tempesta. Pericoloso. Sta arrivando la tempesta, è vero. Devo lootare qui. Aha. E si fa tardi. A cazzo, ok. Ma ah, vai. Si è fatto tardi, ci voglio credere. Sfiglia danno la Storm. Che tragedia. Ma tu c'hai i medici. Ho capito, che si fa, si butta via così. No, mi servirebbe a me, perché io non c'ho mia vita piena. Lo drop, si beve e butto via un medico. Oddio, ma è lontanissimo. Fammelo a me. Ah, non tu c'hai il campfire? No, vero. No, era la partita di prima. Era la partita di prima. E potevi anche evitare di venire. Soprattutto potevi evitare anche di rubarmi la pozzetta, però. Scusa, il medikit. Il medico se arriva a casa lo paghi? dipende, se non ti fa poco. Se ti fa poco, beh, se sei in fin di vita e non ce la fa, è mia colpa sua. Giusto. Madonna, mi sono incastrato. Era un medikit per 13 HP. 14 anni. Ero one shottabile, scusa, eh. Ma vi asperdo anche sto bel HP. Quello dici te? Ora si appoggiamo un bel aereo. Indo. Qua sopra. Qui non c'è nulla da lottare. Non è per sbaglio. Vai, andiamo. E bla. Bene. Due ce l'hanno lasciati. C'è un aereo? Seriamente? Cioè, li hanno presi tutti? È un punto piazza pulita. Buono. Vai, vai, vai. Si scende nel cratere, vai. Sono utili però ste funivie, eh. Eh sì.
Qui dove siamo morti prima, questo è il preciso punto. Bisogna imparare dagli errori, ragazzi. Sono gli errori che ti fanno crescere. Giusto? Sì. A posto. Hanno detto, perché non avete usato la jump per non prendere danno alla safe? Spiegaglielo te, dai. La jump? Che c'è la jump? Io ce l'ho. E adesso potevi usare. La buttavo via per evitare la safe. Scherzando, dai, tanto si è preso un cazzo di danno. Che altro avevamo i medikit, e poi il medikit è un'arma un po' lenta in battaglia, cioè meglio gli scudini che ho rubato al Tano. Quello sicuro, meglio. Se poi gli rubi anche, allora, ancora giuro meglio. Oh, c'è due persone davanti a me. Visti i palloncini? Sì, ho un rocket launcher, io gli sparerei. Mi ha distratto, piglio una di golana. Oh, sta arrivando la storm! Infatti, per quello non gli sparerei. Vai. E anche per quello che ora, per esempio, potremmo fai una pedana. Ora ha senso, si allontani. Ok. Mono. Oh, ma allora, che è? E vabbè, mettila, vai. Ah, no! Oh, mettila. Eccoli, sono qui, Alex. Oh. Vai, giustamente, perché non in time? Dov'è? Sì. Aiuto! Morto, come? Lancia missili! La maiala delle vostre mamme! Io spero che almeno uno dei due muoia, perché sennò mi incavolo. 35. Sì. 35 di vita si è salvato. 29. Ho fatto il torneo prima, ho fatto 23 punti e ora non mi riesce neanche nemmeno buildare. Che cazzo hai combinato lì? Maremma. Neanche buildare. Scala, muro. Scala, muro. Nei denti, muro. Qualcuno mettevo nei denti. Talmente a caso. Ciao Org, Fede, grazie mille. Che modalità è, raga? Quella normale. Anas, non è che ho sclerato, però, cioè, gli faccio 130 danni di pompa e mi becco un lanciamissile nei denti. Sinceramente non mi pare corretto. Lori Tent 20, grazie mille ancora. Non so perché sto donando tanto, ma mi piace un sacco. Ok. Va bene. Potrebbe essere una malattia, eh? Io ho fame. Mi sta venendo fame. Ah, facciamo così. Adesso atterriamo in un posto tranquillo. Vediamo se siamo in safe. Vado a cucinarmi le lenticchie. Se mi dici che hai fame, ti vai a cucinare le lenticchie. Non c'è niente. Mi è passata già la fame. Ma no, è periodo natalizio. Le lenticchie sono buone. Buone. Sono buone come il pane. Buone, ma che scherzo. Perché? Vedo l'ora di mangiare. Vedo l'ora di mangiare pasta e fagioli. Pianità, no. Allora lì non si può sbagliare. Sappilo. Parti, saputo, lo sai. Lo sai, a posto. C'è un lama! No, scherzo, non è vero. È morto il Tano, mi ha bloccato l'aria. È morto, sì, guarda, non ti voglio nemmeno rispondere. È morto il lama. Malato con questi lama. Scusa, quando lo vedi, come fai a non vederti il brividino sulla schiena? C'è quel brividino di dire Madonna, li chiudo tutti, li trappo tutti. Allora, c'è e ovviamente un altro non team. Esce mai una trap. Io sono negli hangar. Ma io stavo mentendo, in realtà stando da solo, ve lo metto un po' di pressione psicologica. Buono. Ho 7 pistole. Io ho un caccia e una mitraglietta per adesso. Ti ricordo che qui non si farma nulla, eh. Due fucili da caccia, buoni. Utili, più che altro. Dici te che non si farma nulla. Cioè, puoi fare il legno qui. Davvero curioso. Bene. Però te lo fa vedere. Dimmelo anche a me il segreto, allora, scusa, Segreto? Vuoi sapere il segreto? Non mi dire che io l'aereo può farmarlo nel bosco, perché vengo a cercarti, Vengo a cercarti. Era questo il piano. Più o meno.
Ecco, sapevo io. Ma quando mai una volta la safe chiude dove siamo noi? Io sta scena non l'ho mai vista. E io. Un sogno di Fortnite irrealizzabile. Poi trovo delle armi brutte, ma dopo si vanno i crateri, a Loot Lake. Ah, se te hai un po'. Ah no, ecco, ho trovato. Okay. Oh, trovo una R verde perlomeno. C'ho una launchpad di nuovo. Trovato una R blu. Tanto io prendo del metallo che fa sempre comodo. Comunque non so se lo sai, ma se manchi il pispolino blu quando colpisci. Nel complesso, se manchi il pispolino blu quando colpisci, lo della precisione. Nel complesso ti dà più materiali. Ah sì? Cioè perlomeno io ho fatto un paio di test a volte, allora, vediamo. Preso, non preso, preso, me ne dà 8. Preso, preso, me ne dà 7. Preso, non preso, no aspetta, non preso, preso, 6. Devo cercare un altro, sono curioso ora. Devo studiare. Cioè, capito? Se manchi il colpetto blu, ci metti di più a distruggerlo, ma ti dà di più, giustamente. Quindi è tutto a seconda di ciò che hai bisogno. Se sei di fretta, c'è un pompa bello qua, eh. Bello, che vuol dire? Che lo piglio io, vuol dire. Ah, grazie. Quanto è insopportabile oggi, Steph? No, vieni, c'è un tac. Sto scherzando. C'è un tac. Tac. Tac, tactical, quello bianco. Sì, bellino. Bello te. Sarebbe stato il pompavello quello? No, il pompavello l'ho preso io davvero. Ah. Ma vedi che non sai lottare bene. Perché? Bevo. Io ho 900 di legno. Sì, certo. Pompa verde lo vuoi? Ce l'ho. Ma non ha aperto nulla, vieni, c'è una cosina per te. Ma io non l'ho lootato lì, ma che vuol dire non ho aperto, vieni, nulla? Non ci sono stato. Ho due cose per te, vieni. Ho fatto la scala. Dove va? Non ha aperto nulla, ora là. Vieni qui. Arrivo. Ti faccio sorridere un po'. Non ti ho dato il fucile a pompa, ma guarda, sto preparato. Una Deagle e uno slurpino. Allora, la slurp la voglio, la Deagle ce l'ho. La Deagle ce l'ho d'oro io, va, beccatela. Dove? Fammi vedere. Lo sapevo. L'ho ripresa subito. Su, l'ho ripresa. Io stavo veloce, era fast proprio. Dove vai? Ci sono stavo io lì. E l'aereo? Ah, va, va. Sì, prendi l'aereo, vai. Hai razzi? Vediamo, sì. 36. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Io ho 89. 800 razzi. Ah, non me li dà mica. Non dai. Ce li ho. Guarda, ce li ho. Via, non ce li ho. Allora dimmelo, non ce li ho. Che sì, 36. Perché ho sbagliato, mi sono colpi del cecchino. Ma figlia, parte. Non ti fa vomitare. Ma io ho una domanda. Ma il sottomarino dov'è? Là sopra. Là sopra dove? Ah, lì. Quello. Portami. No, no. Balla sopra un sottomarino. Balla. Ti sarebbe piaciuto ballare sopra il sottomarino. Aspetta, lo parcheggio un secondo. Ma non si parcheggia così, però. Come non si parcheggia? Sì che si parcheggia così. No, oh, devi frenare. Ho frenato. Oh, mio, mio, mio. Piglialo, piglialo, ce l'ho già. Ah. Senti, abbandoniamo il Rift to Go o riftiamo? Ti abbandoni, ti lascerò la Deagle. No, la Deagle è buona. Cioè, sì. Deagle, Deagle, li sciottiamo. Vabbè, come preferisci, eh. Intanto la slurp se l'hai inculata. Ah, ovviamente. Madonna, io non voglio pigliare danno da sto coso. Beh, io la slurp. Vieni, vieni. Come on. Piano piano. Buono, buono. Un lapoto della chest. Madonna, non l'abbia pigliato nessuno. Sì, ma... Dimmi. Ha una vita l'aereo, eh. Poi è lo sai che se te lo distruggono subisci danno. Guarda, guardate quanto è ignorante. No. Lo sbatte dappertutto. Non... Ma vai più in alto. Ma perché sta così basso? È perché voglio controllare. Ok, cambia aereo, cambia aereo. Ciao. Ora guido io, ok. È più una testa. A testa e via. Che problema c'è? Dove si va? Oh, no! Ah no, Tanino! No, no! Mi fa male!
Ale, c'è qualcosa non va, non mi sento tanto bene. Che? Mi sembra di vedere tutto tipo Stranger Things. Dai, dove andiamo? Non c'è nessuno. No. Allora dai, vai in safe intanto. Siamo già. Non l'abbiamo raccogliere nessuno. Ah, qua c'è gente, qua c'è gente. C'è nulla. C'è nessuno, scherzavo. Nulla e nessuno. Dove si va? Appena vediamo due persone li fatiamo. Va bene. Mi piace questo piano rivoluzionario. Andiamo verso Pinnacoli, sicuramente qualcuno esce da lì. Oh, ma qua sotto c'è un bel pulito. Dove? Qui sotto di me. Come un bel pulito, in che senso? Oh, c'è uno sopra, c'è sopra questa montagna. Si è girato in cerca a te. Questa fa penuccia. Arrivo. Ci penso io a potarlo! So io! Madonna di Dio! Dio! E tu me lo tiri addosso! Non mi ha capito, non ci ho visto. Non l'ha capito. Seguita! Ma cosa sta succedendo? Io ti odio, Ma perché? Non vediamo nessuno in tutta la partita. Atterro su un cocuzzolo, arriva tutto il mondo. Tutto il server è arrivato. Queste palle le metterei tutte, ecco. Allora, io continuavo a salire e tu mi buttai giù e mi costruivo non intorno. Non ero io, erano gli altri con l'aereo, sveglio. Va bene. Ah. Madonna. Ora non se ne compiccia una giusta, Alessio. Una, ma che sia mezza. E ascolta, cioè, ma ti sembra normale la cosa? Atterri su una montagna, vedi un cristiano lì e arrivano tutti? Boh, io voglio solo capire perché il mio fucile a pompa fa 39 e poi vengo one shottato dagli altri. Probabilmente perché... A me. Come? Cioè, avevi perché l'altro. Non l'hai dato a me. Avevi l'altro? Ma lo dovevi darmelo subito. Allora, ti do le slurp e ne hai prese due e sei scoppiato. Mi hai lasciato il Rift to Go che non sono riuscito nemmeno a sparare. Sono scoppiato, sì, e mi tiravano quelle palle di neve. Infatti, vedevo palle ovunque. Vabbè. Non era una bella scena, eh. Allora, faccio vedere, allora. Fermo. Allora, colpo normale, colpo sbagliato, colpo giusto, 14. Colpo normale, colpo giusto, 12. Prova. Giusto, sbagliato. Questo 14. Com'era? Tutto giusto. 2 conta cosa a casa. Vieni. Ma dove? Sì, questa la decido io. Magna nelle lenticchie che portano fortuna. Allora, dopo di questa facciamo partire una duo e atterriamo alla fine della corsa dell'autobus. Vado a farmi le lenticchie a microonde perché non c'ho voglia di tirare fuori la padella. Ah, andiamo dove c'è un botto di materiali, vedo. Allora, lì non escono tanti materiali, ma ti garantisco almeno uno scar in due, un lanciamissili e un fucile a pompa. Allora, e uno 100 scar scudo in due, a testa. Ricordatevelo, 100 scudo a testa, ci metto la firma, Ale. Bene. Ci metto la firma. Okay, adesso. Okay. Altra gente? Vado, nella rubarmi anche le poche armi che avevo. Non sapevo che eri te, mi sono cagato addosso. Cosa volevi fare, scusa? Volevo rubargli l'arma a quello lì. Ah, io so te, ma c'ho 19 palloncini. Ce ne sono altri 10, ma... 9 palloncini. Sì. Oh, poi adesso... c'è una deagle qua, eh. Ah, io vorrei un aereo, un po' di scudo e uno scar. Perché uno scar, l'avevi detto, è a testa, arriva, insomma, tocca. Arriva. No, non ho detto uno scar a testa, almeno uno scar in due. Almeno uno in due. Non mi riuscirà subito la frittata perché sennò si va d'accordo, eh. Ah, tanto ho trovato. Pozzette. Allora, 100 scudo, uno scar e un lanciamissili. Madonna, trovo solo palloncini.
Madonna, ma come lesto. Una R però in due ce l'abbiamo. Io ce l'ho una R. Ah, forse in teleducato, no? Uno scar, una R. Sono finite le casse? No. Allora. Ah no? Dove sono le altre? Qua ce n'è una. E intanto un pompa leggendario. Non sarà chissà cosa. Non importa che ti dia gli scudi, insomma. Non li vuoi gli scudi? E li trovo. Ah, ok. Li trovo da solo. Ho detto 100 scudo a testa, quello l'ho detto. Sì, a testa, giustamente. Non quello l'ho detto. Te li dia. Madonna, trovo un chug jug qui dentro. Ti smentisco. Vampa fucile. Buono, mi pane. Certo, uno scudino schifo non farebbe, eh. Uno scudino. Ma io ne ho 4, ma tanto io... È la prima volta che non ne trovo neanche uno. E te lo do a fare. C'è ancora una cassa. C'è ancora una cassa, io non ti ascolto, guarda. E... Allora trovo la 50, che si fa? Che si fa? Che si fa? Ah, non lo so. Che viene da me. Poi ti do 2 scudini. Che viene da me. E te mi dai quello da 50. Mi sembra giusto. Che fregatura. I pizzo sei. Sei il pizzo. Ti do gli scudini. Vado, vai veloce il lesto. Sposta questo intanto di lì. Non sa mai. Buono questo. Buono. La buona di gol. Va bene, ce l'ho. Ah, una R. Va bene così. Non so, te avrai lo scar, immagino. Non è che l'hai visto un altro. Senti, facciamo così, dammi il cecchino e riprenditi lo scudo a 50, non lo voglio più. No, tirati lo scudo. Vuoi il cecchino? Tieni il cecchino. No, il cecchino era solo perché non avevo lo spazio, poi non mi serve. No, non mi e non mi serve. Sento. E va via. E va via. Ah, c'è un solo problema. Non abbiamo materiali, quello è vero. Ma non servono. Siamo in zona sicura, hai visto? Questo posto è sempre in safe. È un piacere. È nel mezzo, ti credo. E che c'entra? Non mi ha detto ogni volta debba esserlo. Nel mezzo o in safe? Laggiù ci sono hall. È un'altra pozza quella? Vieni, c'è una pozza a 50. Che ti avevo detto io? 100 scudo a testa. Sì, dopo 20 minuti di partita, però vabbè. Ma hai trovato qualcuno che ti ha rotto le scatole? No, perché nessuno dà fiducia a questo posto. Lo sarà scar, un motivo, no? Lo scar purtroppo non è uscito, ma ti garantisco che è un caso più unico che raro. Tieni, bello a domicilio, tieni. Oh, via. Madonna, le piglio. C'è il Rift to go se vuoi. È la stessa fine di prima. Ma è un déjà vu, moriamo tutti. No, no. Si chiude, veloce. Mi si chiude. Preso. Tilted, va bene. Ovviamente. No, è che si sta a fare. Perché a qualcuno dobbiamo sparare almeno. Cioè, sopra il tetto. Eccolo, lo vedo, vedi? Vedi? Sì. Due sono. Mi ha visto? Preso 75. 75 blu, doppio. Preso a terra. È rizzato questo. Cazzi sua. Il suo amico è crepato. Ha visto lo scar è arrivato alla fine. Vero. Devo spararmi gli scudi, eh. Vedi, lo sapevo già che avrei preso danno io. Sei te che rampini? Rampino da quest'altro. Dov'è la gente? Morto. Ah, tutto te, ok. L'aereo? L'aereo sta volando. 100. Mi ha shottato, eh. 56. Uno è praticamente morto. La gente mi spara da dietro, Step.
Se non ho capito dove hanno riftato. L'aereo mi ha fatto male, mi devo dare lo scudo. A me mi ha fatto male. Allora, gli ho fatto 156 c'è danni. C'è altra gente, c'è altra gente a Pinnacoli. Ho capito, gli ho fatto 156 danni a quello lì. Dove sono? Laggiù. Si ammazzano senza il nostro permesso? No, no, è morto uno. L'altro è qui sotto, eh. Sotto di me, eh. Mi hanno mancato per un pelo. Con la montagna. Mi hanno mancato per un pelo, Ale. Anche a me. C'è uno qui vicino, Ale, attento. Sì, è sotto. Sotto? Potrebbe sì. Aia, l'ha preso in pieno. Sono morto. No, no. Come fa a supportare un fight? No, ho visto che gli ho fatto. Lui era quello dei 156 danni, ti dico solo questo. Era la stessa persona in cima all'aereo che ho preso in testa e poi addosso. Ai 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 ai, che benedizione dal cielo! La gang non si infama. Gang. Gang. Allora, dobbiamo stare più tranquilli però, eh. Allora, sai cosa? Atterriamo alla fine della corsa e là tu svuoffa le lenticchie. Vai, fammele anche per me. Le vuoi anche te? Sì. 3 minuti ci vogliono, cerca di sopravvivere. Andiamo mica a Stephanie. È tutto nelle tue mani, eh? Ovviamente. C'hai 6.000 persone che ti guardano. Mi vergogno. Sono così abituato. È un po' di musica. Allora, fine della corsa. Madonna, sento un eco. Casa di Batman. Lori Tent, Carlo Cracco ti fa i segoni con le lenticchie. Quanto gli ci vuole a fare le lenticchie? Looterò per lui. No, c'è altra gente. Ah. Beh, sono morto. Raga, sono morto, sono morto. Oh. Sono morto, sono morto, sono morto. Fuck! Base Michelangelo. Step. Tre minuti, cheat.
Durata tanto sta partita. Ciao Riccardo. Parlaci un po' toscano. E la nuccia orta, ti posso dire Maremma Buhaiola. Sento un eco invivibile, guarda. Angel, the best player ever, ovviamente. Sì, gioco dalla season 1. Eccolo. Eccoci. Sei? Sì. Che fai? Klaus? Eccolo. Steph è morto? Nella fa la spesa. Da fa la spesa. Sì. Ma come? Non c'erano le lenticchie. È andata a comprarle seriamente? Sì. Amica, mo gli shoppo qualcosa. Come si fa a shoppare le cose per gli altri? Aspetta, Hai in negozi oggetti? mi shoppo una skin per me. Non lo so come si fa a inviare doni. Come? Non credo si possa più inviare doni. No. Aia. Cazzo, sarebbe stato figo. Ah, ma io sto ancora. Come si cambia qua? Ok, eccolo. Come sei messo Cosa a stai facendo? Fortnite? Siete Vai via! morti? È morto. Sei morto? Vorrei vedere, sono morto. Dice che è scarso. Se uno ti ha preso a picconate. No! Senza pietà hanno E io scritto. sono morto da Faze Michelangelo. Bella lì. Ragazzi, che bello sto. mangio le lenticchie e dopo non possiamo più perdere. Non so se avete Come si capito. apre? L Andiamo. alt. Ma come apri la mappa? Alt. Andiamo qua, vieni. Left alt, non è L più alt. Dove? Napoli? Non lo so. No, non ti fidare di tu. Qua, No. qua, qua, qua. Lì è easy. Ci Non c'è nulla, ci credo, è easy. sono mai stato, io che ne so. Apri, 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 sono Non safe. credo, non credo tu ci arrivi. Ci arrivo, ci arrivo. Cazzo, non ci arrivo. Chi ci sta qua in mezzo? Nulla, lì, vai, tira dritto, tanto il ghiaccio ti fa scivolare veloce. Manco le armi ci stanno. Sì, Ma vado, non buttarmi le lenticchie addosso, animale. Dov'è la spada? Non c'è più una notozza. Spada. No. Ah, veramente? Sì. Cagata. Eccoli. 104. Ah. 105 sparano. Aiutami. A che stati? Non ascoltare. È di là la cassa, eh? Mi fa smattare. È tutto aperto. Vaffanculo. Intanto tu dovrai trovare 50 scudo e anche il bambafucile. Attento! Ah. Perché l'ho sprecato? Pensavo fosse quello piccolino. Chi ci sta qua sotto? Di solito un botto di roba. Stavolta nulla. Mi dai quanto danno fa?
muoio. E ora? No. No, gioca serio, Tudor! Ora vinciamo. È che io non so. Mannaggia, io non so i tasti tuoi, Ste. Non è quella la scusa. Bastardo. No, c'è la cassa, non la rompo. No. Non si rompe la cassa. C'è cassa, ovviamente. Niente cassa? Beh. No. Andiamo in safe. Ah, Shifty Shades mi sembra il Shifty, nostro... Shifty Shots. Shifty Shots. È il nostro posto, Tano. Via, yeah, andiamo. Ma vuoi usare lo scudo? E che aspetto le pozzette. Sì, buonanotte. Daglielo a lui per piacere. No, daglielo a lui. Non lo bere, non lo bere. Non pensavo che si bere mentre si cammina. Figata. Non bello. Stavi camminando comunque. Vabbè, stavo scivolando. Ecco lì, li vedi? Sì. 112. Anche di lato. Poi gli ha tolto 39, eh? Una a terra e quell'altro. No, uccidi l'altro. Uno è morto, uno è a terra. Senti, ti posso uccidere così prendo la tua arma? Perché non c'ho armi, cazzo. E vabbè, è andata così. Ci stavamo chiedendo come si fa a regalare una roba per un altro. Per un certo Exceed Klaus. No, bello. Ci abbiamo provato. Allora, se vinciamo questa ti regaliamo la skin. Andata. Bene. Easy peasy. Siediti qua. No, se la perdi non avrai mai una skin. Cazzo. Va bene, se perdo te la regalo. Andata, se vinci te la regalo io. Io ce l'ho già. Ti regalo quello del maschio che non c'hai. Va bene. Ale, dobbiamo vincere a tutti i costi, non se la merita. Ma io non guadagno niente? Ha detto lui non ci guadagna niente. Scusa. Guadagni la gloria. Gloria. Ha detto non se ne fa niente la gloria. La gloria è massa importante. Beh, speriamo sia bellina. Dei soldi. Ha detto bellina, almeno sta che si chiama gloria. La gloria. E ce ne erano rimaste 5 nel piatto, che sembrava brutto. Allora, ho mangiato le lenticchie. Adesso, per legge divina, è vero che non posso più perdere. Qual è il codice per supportarti? Stepney col 3. Bravo. Mi fa ho vinto la skin adesso che mi fa propaganda. Dove andiamo? Scegli te. Decidete, io sono pericoloso. No, scegli. Comunque trovare lo scar dorato in lobby per partita significa solo una cosa. Non trovarlo mai più in partita. Vincere. Basso. Dove andiamo, Ale? 3, 2, Borgo. 1. Va bene. Qui sopra, guarda, lì. Dai, bello carico. Tudor, non distrarmi, aiuta se vuoi leggendo in chat, non combinare guai. Metto il video in render e arrivo. Ok. Non tornerà mai più. C'è gente sopra di me, davanti a me. Io vado alla casa celeste, Ci provo anch'io. Uno ha sterzato, l'altro ti segue, L'altro ce l'hai dietro, non ha cambiato strada, è andato anche la piccolina. Vuol dire che hanno paura di già, non è iniziata. Pozioncine. Nulla. Come al solito. Pompa. Vado giù. Non ho il pompa. Pozioncine l'ho trovate. Buono. Come sparo, eh. Raga, questa è vinta a costo di sputare sangue, giuro. Hai spaccato il cesso? No. Malissimo. Per questo si perde, Ale. Io perché non siamo buoni. Il cesso. C'è. Può essere. Non c'è cassa, ovviamente. Nulla? No. Arrivano. Ci stanno bombardando. No, via di lì, vien via. Ucciso. C'è un pompa, se vuoi.
No. Ok. Com'è? Che pompa è? Aspetta, è normale verde. Ah, sì. Che si fa? Spusciano? Beh, direi. Andiamo, 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 andiamo. Non ho armi da lontano, c'ho un P90 e un pompa. Tieni, tieni, vampa, ti piace tanto. Quando me l'ha lasciato. E allora? Dove sono? Qui dentro? Sono dentro, sì. Sopra, probabilmente. Sì. Ho hittato due volte. Mi ha tirato lui la granata? Sono qui sotto di me, eh? Oh, porca miseria! Ma a terra? Di chi è la granata? Eccoci. Ma sono morti tutti? Sì. Sicuro? Chi doveva prendere i danni in viso? Io, ovviamente. C'ho un falò. Io non ho materiali. Ce li ho io, se vieni qui te ne do un po'. Ne hai? Sì. Yeah. Figurati. Pozzette ce l'hai? Una sola. L'ho bevuta già. Tieni. Vedi, gioco di squadra. Vieni qui per piacere, spacca il cesso. Una scaramanzia. Una kill, bene. A posto. Sento. Una kill, abbiamo già ucciso tre team. Tu dove sei messo male, te lo dico, la skin non arriva. Ma me lo auguro per te. Hai preso la TLR blu su? Sì. Ho messo operativo. Io. Dove si va? Farmare un po' di legno magari, sarebbe male. Te la diamo noi, ci abbiamo 500, vai, vieni. Ma gli ho già dati 200 prima. Vabbè, che ci fai? Natale, dai. Vuoi ancora? Tieni altri 250. No, 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 ce l'ho, sono a 400 io. Vai, dimmi dove vuoi andare. Boh, a cercare 50 di scudo. Mettimi le ramp. Ah, no, c'è già. Non basta questa. Ci provo, ah, non ti garantisco nulla. Andiamo. Com'è che si fa? Andiamo. Bello. Non era così. Boomerang è stato. Mettimi due rampe. Forza. Guarda, numeri. Oh. E allora. No. Ma scusa. Ma cavolo. Ma scusami. No, me ne mettimi un'altra rampa, dai. Vai, quella è buggata. Testa. Tu non prendi danno se fai sta roba qua. Mettine tre. Mettine un'altra. Gente, dietro di me. Non riesco a vai scendere. Vai col quad, distruggi qua l'impalcatura. Vai così, vai. Ci penso io, Ale. Un'altra. È ricaduta. Vai. Cade tutto! Madonna! I'm dead. Sotto l'altro. Una a terra. Qua a terra. Easy. Ho preso danno solo da uno stronzetto. C'hai gli scudini? Gli scudini sì. Vieni, c'è anche la pozza grande, entra qui dentro. Cioè, capito? La gente va a giro con 100 vita, 100 scudo e 100 scudo da parte. 200, aveva pure i scudini piccoli il tipo, eh. Cioè, è allucinante questa cosa. Sono riuscito a morire lo stesso. Prendi il rampino. Non c'ho una R, sono un... C'è la K. Ce l'hai delle munizioni? Aspetta, c'è qualcosa di buono qui. Vai, prendo questo. 90. Va bene così. Maschinata. Whenever you want, we can go. Beh, non è andata male, no? Eccola. Gente, sulla funivia. Vieni. Uno è sbollato di sotto. Dio, chi mi ha preso chiamato, ora? Però, è lassù. Pusha, uno è sbollato di sotto. Ho visto. Sbollato di sotto dalla funivia. Ok. C'era
Ho hitato. Il rampino pusha, eh? Ci provo. Non ho materiali. Dai, vai, pusha, pusha. Non ho materiali. Sto arrivando. No, non ci credo, mi ha preso in volo. Non ho materiali. Vabbè, ma Artan è forte. Quante kill sta? Guarda, guarda, mi piglia lo scar prima di tirarmi su. Grande Tano. Ovviamente. Ti dico solo che questo mi ha preso in volo mentre avevo il rampino. Io non avevo più materiali. Come fai a non avere materiale comunque? È impossibile. Ho lootato anche gli altri, ma... Pozzette. Ce ne ho due. Là c'è, ho visto, c'è una slurp. Tieni. Non c'è altro? Altre pozzette. Non c'è un... Poi... È sceso qui uno. Visto. 60 blu. No, mi mettono dall'altra parte. Ma chi c'è? C'è qualcuno qui, è morto quello lì. Stanno mettendo dall'altra parte. Dov'è? Uno è qui. La slurp l'abbiamo presa? L'ho presa io, però. Ok. Non l'ho vita. Io non capisco dove sia questo qui, È sotto di me. Eccoci. Un aereo. È qui dentro. Mi ha fatto la cara addosso. Ricarico. Quasi, mi ha quasi ucciso. 20 blu. Ma 40 di vita è rimasto, Cioè, dai. Per l'altro 64. Che palle. Dai, giftiamo sta skin a Tudor. Brava. Come no, ho perso. No, sono le regole. Sono le regole, fra. Ma chi perde fa. Comunque, che una raffia di P90 faccia entrare un colpo solo. Quale vuoi? Non si può più giftare. Perché non si può più giftare? Era a tempo limitato, mi sembra. Ah, hanno tolto i gift. No! Bella lì. Però te l'avrei regalata. Va bene. La compro e ci vinciamo la partita, allora. È come se l'avessi tu. Quando vuoi venire a giocare nel mio account, basta e lo dici. Dai, che si fa? Si fa l'ultima? Ale. Come vuoi. Vai. E niente. Ah, io quando mangio le schifezze lo dico, ma a te? Che ci fanno queste dentro il tuo cestino? Non... Dov'è il perdonami tu, provi vita loca da parte tua? Non ce le ho messi io, giuro. No. Veramente. Due barattoli di Pringles. Non le ho messi io nel cestino. Non le ho messi... No, ti pare che mangio due barattoli di Pringles? Sì. Sì. Come sì? No. Klaus, sei venuto a Biella e non me l'hai detto. Non gliel'hai detto. Emanuele se l'è presa. Ah, nello studio. Ma ero in studio, non ero. Embe. A visitare la città. Embe. La prossima volta, Alessandro. Emanuele. Non lo so. Ma zio, mettile in bot. Ma quello lo uso solo per i video. Stai zitta, coglione. Allora, chiudiamo. Decido in bellezza. Io. No, stai fermo. Dimmi solo dove. Ti dico dove. Loot Lake. No, fa schifo Luke. Ah, Loot Lake. È Loot Lake. Ha indicato Shifty Shots. Intendiamo Loot Lake. Tudor ha deciso il lago, Ale. Va bene. Ha detto va bene. Tanto c'è uno Scar. Bravo. In due. E 100 a testa di uno scudo. Scar, 100 di scudo e un lanciamissili. E il Barret. Anche. No, il Barret è raro, Da un botto non lo trovo. Prima ho speso 300 metallo per comprarlo e sono crepato male. Ho visto. È l'unica partita che ho visto qua lì. Ottimo. Però quella con... Tutta la viola.
Bravo. Ho detto cazzo, c'è il bar e tra vinci. E invece. Ma l'avevo ucciso quello lì. È nessuno. Arrivato il pazzo maniaco con 14 kill. Non so se l'hai vista fino alla qua fine. Non c'è nessuno, dai. Easy. No, non so più dove mettere tutte queste chest, guarda. Ho già visto una K. Mitraglietta, boogie bomb. Scudini. Guardalo lì. Il Tana è veloce a puppare, eh. Ma facciamo ballare mentre si spara gli scudini. Sì. Io c'ho già tutto, eh. Non è male, eh. Tutto? Manca lo scudo. Ah, no. Manca lo scar. Guarda che la K secondo me è più forte. Barret. Davvero? Viola però. Ops, scusami. Oh, no. La chest la apro sempre, una volta la lascio ce lo trova lui. Scar? Sta mentendo. Oh. Porca miseria, le trovo tutte lui. C'è un P90, vabbè, ma contento. Trappolino P90, niente male. No, no, ci sto, ci sto. Vabbè, 100 di scudo. Ti rendi conto a trovare veramente tutto quello che ho detto? Sì. Ma ti fa vedere io che si fa. Manca scudo su questo. Ah no. Pure quello c'ha. Voglio capire come fatti qui. Ma lui va in avanti! Perché mi va indietro? Wow! Ma non sei te! Dai, bello! Ah, ma ti giuro, questo mi sparava, non mi hittava. Ho detto, ma che cacchio? Allora, aspetta, c'è un problema. C'è un problema. 100 di scudo, andate via così. Maledetto. C'è un problema. Che è successo? Che sono finito dall'altra parte della mappa. Madonna. Dall'altra parte della mappa. Aspetta, sto arrivando. No, ma io sono un tifu, sono... Io, il mio amico è tifu, adesso lo imito. Boom, 7 di vita. No, Ale, guarda dove sono, ti prego. Guardagli la vita piuttosto. Ma? Perché? Ho fightato un paio di team e ho vinto. Io ho due. Ma sei due medi. Col quad, quale fight? Dov'era il medikit, te lo ricordi? Non l'ho visto. Ce l'ho io. L'hai raccolto te? Sì. Vieni da me. Ah, ti giuro, non sono mai volato così tanto indietro con un quad. Cioè, ero laggiù, sono finito sotto la cascata. Chi c'è qui? Facciamogli vedere al Tano che non abbiamo veramente bisogno di lui. Se no pensa di starci bebè. No, mi ha rubato lo scudo. Che schifo. Quelle comette finiscono in un posto brutto. Fallo ballare mentre... Arri. Ha pupato tutto, non c'è più nulla. Nulla. Palloncina, Vabbè, dividiamoci, ci ritroviamo alla fine della partita, ok? Va bene. Intanto hai lasciato uno scar leggendario laggiù in fondo. Che culo. Sì. Incredibile. Come è possibile che ce ne siamo due nella mappa? Di scar? Cioè nello stesso angolo. Anche di più. Sì. Nello stesso angolo. Nella stessa chest, parte di mappa. Madonna. Ah, chest, lui, ok. Ale, non ci crederai, ma ho veramente lo scar anche io. E 100 di scudo. Ti manca solo il barre. Anzi, il lanciarazzi. Mi manca solo il lanciamissili. So. Sei te col macchinino? Sì, sì. Dove andiamo? A cercare il lanciamissili, Ale. Eccoli. Vieni qui, oh. Dove vai? Come scappa? Arrivo, eh. Prendo solo una cassa e ci sono. Prendiamo un lanciarazzi e arriviamo. No. Tieni quello. No, è sempre così. Due? No, quattro è troppo perché quattro mi fa volare. Vai, tifu! Bravo. Ah, oh, fuck. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Oh, easy. Sì, bello, ha lasciato due assi indietro, easy. Va bene. Easy. Stiamo volando, non ha senso. Comunque sono arrivato fin qua giù in fondo, prima. Come si va? Ma dove si va?
Direzione Finnacoli? Assolutamente sì. No, non ho preso il fucile a pompa pensando di avercelo. C'è qualche problema di... Mettine un altro di palloncino. Non ho più. Ah. Dai. Ah. Ce la fai? Oh, ma schizziamo in aria però, eh. Stiamo cazzeggiando fin troppo, Ale. Vabbè. Lascio qui il code. Io non ho materiali, sappilo. E io, ovviamente. Come fai a, come fai ad averli? Non lo so. Una magia, magari. Ho bisogno almeno di un fucile a pompa. Io non chiedo di sta cosa. Un fucile a pompa. Provate se il forno deve bloccarmi. Non c'è un pompa. È allucinante sta qui cosa. Mi sembra non ci sia neanche Tilted. Come? Ma che? Fino ha fatto il palazzo centrale. Vieni qui, dove sei? Madonna. Se non ci fossi io, t'avevo detto 100 di scudo a testa. Ma perché ce l'avevi prima? Ah, ce l'avevi, l'hai perso allora. Eh beh. Non è perché mi hai preso danno? Da una persona che ho ucciso. Ah, fight, ok. Pensavo l'avessi uno vunnato easy. Allora, il palazzo centrale non c'è più. Io ho le bende, nient'altro. Non ho ancora un fucile a pompa. E sto continuando a buildare nonostante io non abbia nulla. Bonus. Mi pane. Dai, siamo sincronizzati. Aereo, sparo? Sparo? Vai. Stanno sparando, no? Aereo sta sparando dietro. Ma qui c'è una cassa. Piglia tutto, vai, non ti preoccupare. Chi era? Io no. Davanti a me. Aia! Maledetto. Ma non è possibile, mi prenda sempre. Che caspita, io ho una sfiga di demoniaca. No. È un altro con il quad. Uno di vita. Morto. Qui sotto. Sotto? È morto. Sotto do... Se lo merita. Che è? Dietro di me mi spawnano il cecchi. Che significherebbe questa cosa? Sono sopra la montagnola dove ci sono i quad, Li ho visti. Madonna che pelo gli ho fatto. Dietro di noi un altro col quad. Vieni, c'hai gli scudini? No. Però io, vieni qui. Preso. Dietro di noi, Ale! Mancato. Vabbè, dai. Cioè, mi ha cecchinato quello della montagna. Sì, ho capito. Sì, si perde due di vita alla volta. Ok. Hey. No. Ho fatto anche troppo. Fallo fuori sto stronzetto e lui mi ha fatto troppo. Senti come mi spingolano i pazzini. No, hanno messo i lanciagranate a palle di neve, quindi ora fa un casino. C'ho un lanciamissili lì, eh. What the fuck? C'ho un lanciamissili e sei pieno di razzi, ti ricordo, eh. E lancia missili in dubbio lo piglierei. Oh, dove sia? Sotto di te, appena messo una trappola, attento, eh. Il lancia missili è lì sotto. Oh. È lì sotto. Ma lo vedo! Lì sotto di te, sotto di te. Sotto, qui? Ah, ecco. Sparati il medikit. Yeah. No, no. Scar dorato è il mio, eh. Vai. Yeah. Che bel suo perdere. Trappolalo. Non ce l'ho. È la sua o è la tua? No, la mia. Non l'hai preso? Sì, sì, andavo giù. Non muore? Non c'è modo di perderla, no, questa 4 di vita. Andiamo a andarla, va. Vabbè.
dopo questa saluto. Saluto, guarda. Ciao e ragazzi. Tu. Tano, prima o poi ne vinceremo una in live. Sì, sì. Prima o poi. Più poi che prima, mi immagino. Poi e prima rimangono con 4 di vita, mi cecchina quello in cima mentre ammazzo gli altri, cioè eravamo circondati, siamo venuti qui in pasto ai lupi. Era una fine quasi scritta. E vabbè. Va bene, dai. Pazienza. Ciao Step. Ciao Tano. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao. User disconnected from your channel. Allora ragazzi, disconnected. Sono uscito da TeamSpeak. Direi che si va a letto, eh. Che ne dite? L'11:30, io sono cotto. Sono molto stanco, vi dico la verità. In realtà ero già stanco all'inizio della streaming. Poi scoprirete il motivo. Aspettate che cambio inquadratura, sto ancora aspettando lui. Via. Oh mio Dio! Oh mio Dio, vi giuro! 3 ore e 23 di live! Sono a pezzi. Come un fagottino ripieno di cioccolato. E oggi niente salva il mondo, ragazzi. Non siamo riusciti a farla, purtroppo. Però ci siamo divertiti, sto qui. Ah! Il premio. Il premio per aver perso? Biscotti senza latte, eh. Prima che qualcuno scrive, ma non puoi mangiare biscotti senza latte. Io ragazzi vi saluto. Vi ringrazio tanto per avermi fatto compagnia. Siamo arrivati a un picco di 15.000 prima. Ora siamo rimasti gli ultimi temerari. 3.700, vabbè, è tardi quindi è normale. Ma tu sei un neonato? Punto interrogativo. No, non posso mangiare il latte, quindi semmai non c'entra, vabbè. E... Mi voglio bene anch'io ragazzi, io vi volevo anche augurare un buon Natale, che probabilmente questa è l'ultima streaming prima di Natale, poi se riesco settimana prossima prima di Capodanno me ne faccio un'altra. Ma non ne sono sicuro, comunque vi tengo aggiornati sui social network, voi state sempre lì a spippolare e scoprirete quando sarò in live. Buonanotte a chi va a letto, tanti auguri a chi fa il compleanno, buon Natale ovviamente a tutti quanti. Spero che la live vi sia piaciuta. Scusate se ero un po' stanco, ma purtroppo è stata una lunga giornata. No, in realtà purtroppo no, è stato molto divertente quello che abbiamo fatto. Ciao Youssef, buonanotte. Farei una 24 ore, l'anno prossimo la rifaccio, dai, ve lo prometto. L'anno prossimo ci inventiamo una 24 ore o qualcosa comunque di importante, super organizzata, con tanti ospiti e tante cose fighe, cibo a manetta. Vi saluto a tutti quanti, mi raccomando, siamo in 3300. Su Twitch, quando facevo le streaming, tipo 4 anni fa, c'era una regola. Tutti quelli in live dovevano andare a commentare l'ultimo video scrivendo arrivo dalla live, un saluto Step e a lasciare mi piace. E sono le regole. Il video con Anima è uscito oggi, non l'avete visto probabilmente, quindi vi consiglio di andare a vedervelo, mi raccomando, perché è molto divertente. Ed è su Brawl Stars, nel caso in cui vi interessasse. Quindi ragazzi, vi saluto. Ci vediamo nei prossimi video, nella prossima live. Qua da Step è tutto. Bye! Eh no, io volevo fare la chiusura figa e ho perso la pistola. Vieni, Suri, vieni a salutare che vanno a letto. Cosa? Vieni a salutare che vanno a letto. Dove stai andando tu con lo zaino? Ci sono dei contratti da firmare. Ciao, amici. Si fattura anche a mezzanotte, figa. Ragazzi, 28 ciao. Dicembre, mi raccomando, segnatevi questa data. Canale dei Mates. Suri vi saluta e direi che per saluto speciale va anche più che bene. Ciao!